Eccoci qui, abbiamo perso subito Gianluca, eccoci qua, siamo in due stasera, meglio che niente. Ragazzi, così vado un po' a ruota libera. Vai Gianluca con la presentazione. Allora, ragazzi, nonostante i miei scarsi mezzi di oggi, vi presentiamo Federico Zucca, che è facente parte, cuore pulsante dell'associazione Ora Pro Comics di Piacenza. È un'associazione che regolarmente costruisce e porta sul territorio vicino a me, perché è qua dietro, grandi avvenimenti, grandi eventi sul fumetto. Vi ricordo l'Eroe Grazzano su Grazzano Visconti, vi ricordo le loro mostre che venivano fatte, che vengono fatte tutt'oggi, e hanno anche dedicato un premio ad Ade Capone, che si chiama Dedicato a Ade Capone. Abbiamo anche Pietro Gandolfi, che oltre a essere il pluripremiato autore di The Noise e di tante altre opere, è anche in giuria proprio di questo premio. E concludiamo con l'ospite terzo, che ci parlerà del progetto Bagliori di una stella lontana, Incompiuti di Ade Capone. Quindi direttamente in collegamento con noi dalla Superba abbiamo anche Andrea Cromo. Questo terzetto ci intratterrà stasera. E quindi li faccio entrare uno dopo l'altro. Ciao Federico, benvenuto. Ciao, grazie mille a voi. Ciao Andrea. E Ciao a tutti. ciao Pietro, benvenuti su Ciao. Culture. Oh, ciao Felix, Ciao intanto è già ragazzi. arrivato Felix. Sì, faccio passare subito. Bellissima associazione Ora Pro Comics. Ragazzi, a Grazie. proposito di Ora Pro Comics, va bene, adesso che ritorna Federico, lo chiediamo anche a lui, ci volete un po' parlare dell'associazione, di cosa avete in mente, di cosa si è occupata in questi anni e che cosa farà, per quanto riguarda il futuro del fumetto, ma anche per ciò che riguarda, insomma, Ade Capone e gli inediti di Ade Capone di cui Andrea tu ti occupi. Federico è sparito, ma tornerà. Pietro, tu c'eri Allora, dall'inizio, quindi. no, io non c'ero proprio dall'inizio. Io sono stato coinvolto alla seconda edizione del Festival del Fumetto di Piacenza, quello nella Quello fase dell'horror. consacrata, quando si è trattato di fare l'edizione dedicata all'horror. Quindi mi conoscevano, sapevano, insomma, che qualcosina sapevo dell'argomento. E allora niente, mi sono buttato e ho iniziato a collaborare da lì. Poi, cioè, non è che esaurito l'horror, ho detto no, ciao, io mi faccio nebbia. Sono rimasto lì e siamo andati avanti. Ho fatto tante, tante belle Oh, c'è cose. Cristian. E Ciao, ancora oggi, Cristian. quindi passiamo allora all'argomento successivo. Nel premio dedicato a Ade Capone, quindi si parlerà di horror oppure tu farai una cosa tutto tondo come giuria? Nel senso, visto che l'horror mi No, sembra che sia un pane, raccontacelo un po' sono. sto premio. No, essendo nella giuria, comunque, insomma, devo vedere cosa presentano i ragazzi, e ragazzi o meno ragazze a volte. E cerco di votare, di premiare comunque al di là del genere. Anzi, con me è un rischio, nel senso che se vanno in un certo territorio a me consono, magari sono anche un po' più critico e vado a cercare le beghe. Però no, in generale, comunque. Sì, beh, effettivamente se magari qualcuno mi presenta una storia di fantascienza, che è un genere che bazzico meno, e mi copia un'opera magari che io veramente non conosco, magari insomma, questo è bravissimo. Invece se insomma, cercano di rifarsi un po' troppo ai pilastri dell'orrore, magari li posso stanare. Comunque in Diciamo generale, ecco. che se posso permettermi, perché poi io in realtà sono una sorta di outsider, no, con l'associazione, perché sono tutti piacentini Finché non tranne me ti che siamo. trasferisci, ecco. Dai che siamo vicini, non è poi tanto distante. Diciamo che da esterno, da uno che non parteciperà mai a questi concorsi, a me una cosa che piace moltissimo è che in realtà Pietro è uno dei giudici. Perché insieme a Pietro ci sono altre persone che sono Moreno Burattini, Diego Caielli e Alessandro Sisti. Se tu guardi, se voi guardate, sono quattro aspetti della narrazione. L'avventura, la Walt Disney, insomma, parlando di Alessandro Sisti, il pulp, possiamo dirlo, di
Diego Caielli, che io adoro. E questo per dire, più che per i generi, perché insomma non c'è mai una regola nel concorso, si accettano qualsiasi tipologia di storie. Esatto. Tanto è vero che questa cosa era così bella che negli ultimi due concorsi abbiamo, perché facciamo tante cose insieme, mi piace pensarla così, però ovviamente onore e merito a Laura Procomics, hanno aggiunto anche dentro questi concorsi diciamo dei temi che chi vuole può partecipare. Se non ricordo male, uno era dedicato al bacio di Klimt e l'altro al 14 febbraio, perché forse cadeva il bando di concorso, scadeva in quel periodo lì, e comunque insomma è eterogeneo, sono storie che vanno da qualsiasi direzione. Esatto, sì, è così. C'è quella, quando si affronta il lavoro di esordienti, perché alla fine, che magari facciano questo mestiere, non mestiere, da più o meno tempo, comunque non possono essere stati pubblicati più che una volta, mi pare, a livello nazionale, quindi bisogna stare più a badare, bisogna badare di più all'aspetto tecnico, molto spesso, soprattutto nella sceneggiatura. Che poi se vai a vedere, cioè, ci sta benissimo, perché se pensi che il concorso è dedicato a sceneggiatori emergenti, dedicato da De Capone, Ade, quando faceva le sue storie, ci metteva di tutto dentro, dalla fantascienza, all'horror, alla commedia, no? Quindi ci sta bene, proprio, direi. È proprio importante questo fatto, nel senso di dire, facciamo un concorso di sceneggiatura. Bello. In Italia, sceneggiatura fumetti, che in Italia, se ce ne sono altre addirittura, dai, diciamo che ce n'è due, ce n'è il nostro e un altro, dai. No. Perché comunque in generale in Italia il ruolo si premiano i disegnatori, diciamo che solitamente i concorsi sono riservati ai disegnatori, sì, e molto meno agli sceneggiatori, che probabilmente avrebbero bisogno di essere coltivati, no? Cioè voi avete già individuato i talenti, no, in questi concorsi? Ma guarda, allora, una cosa bella, bellissima, secondo me, è che, allora sì, sicuramente il fatto che di concorsi dedicati agli sceneggiatori non ce n'è, o perlomeno ce n'è veramente, posso dire, 1 a 10, 1 a 20, uno, dai, insomma, più o meno. 50. Volevo dirlo, vabbè. La cosa, secondo me, divertente, cioè bella, è... inizialmente questa idea era nata che, diciamo, come premio doveva avere il vincitore, avrebbe avuto la storia disegnata da un nome famoso del fumetto, insomma affermato da un professionista del fumetto italiano, e per poi finire su una rivista a tiratura nazionale. A volte si vola troppo in alto, a volte si vola troppo in basso, insomma alla fine siamo arrivati a decidere di far uscire un volumetto con i primi sette classificati, diciamo così, diciamo il podio, i primi tre più i quattro più meritevoli. Perché tutta questa premessa? Perché in realtà, oltre al disegnatore di fama internazionale, gli altri sono stati disegnati da esordienti che venivano per la maggior parte da scuole del fumetto di tutta Italia. E secondo me era un bel connubio questo, una bella liaison tra sceneggiatore e disegnatore, magari vivevano anche distanti migliaia di chilometri, e sì, no, secondo me è stato un punto di forza. Se ve lo racconto meglio Fede, ci doveva essere la pubblicazione fin dal principio nazionale della storia vincitrice, ma... Se non ho commesso un errore, dovrebbe essere questa la rivista, no, che riporta le storie. Questa è una delle quattro riviste, sì. Sì. Questa è l'ultima. Sì. Però cioè, dovevamo uscire, ma c'erano stati dei problemi di censura, mi ricordo, per la storia che aveva vinto. Perché la prima parlava di aborto, il primo vincitore era una storia che parlava di aborto, e quindi insomma ci siamo fatti due domande. Esatto. Cioè, di censura da parte di chi? Cioè, no, censura nel senso che era un argomento molto tosto, molto particolare, no? E allora, no, ma doveva, cioè, diciamo, adesso non diciamo dove doveva essere pubblicato. No, vabbè, non importa. Chi doveva pubblicarlo, ho detto no, una storia di questo genere non lo faccio. Boh. È un peccato però, perché se una storia è meritevole di vincere un premio, dal brutto che un... chiamiamolo editore, chiamiamolo così, come entità mistica, ti blocchi la cosa, perché sembra quasi che vai a sminuire il premio. Questo è un parere personale,
Io non lo so se è così, però sai cosa ti dico? Che alla fine fare le cose da soli, oggi per mio parere posso essere smentito, però si fanno le cose più belle. Forse è stato stavo giusto dicendo che appunto benvenuti, ecco perché faccio autoproduzione. Dai, è vero, anch'io la penso come te Pietro, lo sai. Tra l'altro... cioè, bisogna essere un po' superbi, no? Tanto se posso aggiungere, il premio si chiama Ade Capone, e Ade Capone è stato innanzitutto un fumettista, ma dal mio punto di vista io l'ho sempre più visto come quasi un talent scout, pensando a tutti i nomi di persone che ha trovato lui, che ha fatto esordire. La Liberty la possiamo considerare una autoproduzione per in un certo qual modo, quindi praticamente esattamente tutto questo si va a richiudere nel nome del premio stesso. Quindi siete riusciti ad... Vabbè, abbiamo fatto le cose bene. Sì, è vero, è stato così. Casa editrice indipendente, il modello era quello americano, quello della Image, in primis, tutte le altre, la Dark Horse, i 90, Ade aveva ben presente cos'erano queste realtà e ha cercato di ricrearla, l'ha ricreata in Italia. Vai Fede, raccontaci che cos'è l'ora Pro Comics, che noi ti abbiamo sorpassato. Non sto parlando. Mentre ti facevo la domanda, sei scomparso per creare un po' di suspense. Stavo andando tutto bene, poi appena partita la diretta, per rispettare il vecchio mantra che è il bello della diretta, è crashato tutto, però ho trovato un computer in casa e sono riuscito a ricollegarmi con un altro dispositivo. Sponsor che ci sono dietro, dai. Sì. I poteri forti. Sì, ho cambiato stanza dalla cameretta alla cucina un attimo. Quella è la stanza alcolica. Sì, è vero, la stanza alcolica, perché si intravedono i poster Cinzano Campari. La stanza della pericena. Vedo che siete partiti giustamente a parlare già di Ade, del concorso, che è un po', diciamo, la cosa che... personalmente ritengo una delle cose più belle che abbiamo fatto come Ora Pro Comics. La nostra associazione nasce proprio 10 anni fa, era 2013, abbiamo praticamente fatto una prima mostra, perché è nata, diciamo, questa associazione da un trascorso di alcuni di noi che avevano un'altra associazione negli anni 90 che si chiamava Il Senso delle Nuvole, quindi poi insomma è rimasta la passione, alcuni di loro hanno una fumetteria a Piacenza, che è, spoiler, la soffitta, e quindi ciao, diciamo che tra la fumetteria dove ci si incontra la possibilità, poi lo facciamo di passare il commento di Emiliano, in una location, ciao, Emiliano, particolare, perché nel frattempo vai Federico. Sì, dicevo che appunto avendo questa passione in comune, la possibilità di fare una mostra in una location molto particolare, che è questa chiesa sconsacrata che ci ha un po' caratterizzato nei primi anni, soprattutto che è anche un ambiente espositivo insomma abbastanza bello, particolare. Siamo partiti con questa prima mostra, poi da lì abbiamo cercato di mantenere, diciamo, il ritmo, e infatti ogni anno abbiamo fatto almeno 1, 2, 3 mostre, quello che è. E abbiamo incrociato proprio dopo la prima edizione del 2013, che era Tex e gli eroi del West, quindi potete immaginare, abbiamo esposto subito Tex, Zagor e altri personaggi tipo Magico Vento, eccetera. All'inizio si collaborava molto bene anche con la Sergio Bonelli editore, poi sono cambiate un po' le persone, un po' le strategie da parte loro, quindi anche a livello di marketing hanno fatto scelte diverse, però all'inizio abbiamo esposto proprio materiale che ci dava la Sergio Bonelli editore, abbiamo esposto Galep, forse erano state esposte molto raramente tavole di Tex, siamo stati a casa Galep tramite insomma un'amicizia in comune, insomma è stata una bella mostra, siamo partiti bene, quindi siamo rimasti convinti che poteva essere qualcosa di bello. Abbiamo proseguito e abbiamo fatto poi la seconda edizione, che era l'edizione che si riferiva un po' all'horror, quindi era Dampier di Landog. Noi tra le nostre file abbiamo Paolo Bisi, che è disegnatore di Zagor soprattutto, Nicola Genzianella, Dampier soprattutto, poi c'è anche Giovanni Freghieri, che è appunto Landog. Quindi abbiamo, diciamo, cercato di esplorare sempre, tenendo in primo piano il mondo Bonelli, quelli che erano un po' i vari generi.
E in quell'occasione abbiamo incontrato Ade, che già diciamo era amico di alcuni di noi, soprattutto Paolo Bisi, mi viene in mente che aveva iniziato con lui e stavano lavorando insieme anche Bonelli, perché Ade era anche sceneggiatore Bonelli con Zago, per esempio. E insomma, lui voleva riavvicinarsi al mondo del fumetto, non è un mistero che avrebbe voluto presentarsi l'anno dopo praticamente a Lucca, a ripresentarsi, stava facendo ancora un po' di scouting, insomma. Il fatto poi che noi eravamo partiti con questa associazione l'aveva caricato, niente, sono tutti progetti, poi purtroppo non abbiamo potuto dare seguito a nulla. Siamo rimasti, tra virgolette, orfani di questo personaggio incredibile che era Ade, e quindi a un certo punto ci siamo sentiti di ricordarlo sicuramente, però abbiamo subito pensato a qualcosa che potesse dare anche un senso al ricordo, perché al di là della conoscenza, amicizia personale, secondo noi non andava perso quello che era il suo valore, no? Poi non so se l'ha detto Gianluca o Francesco prima, era anche un grande talent scout, oltre a essere sceneggiatore, editore, importatore di fumetti, e poi vabbè, lui aveva fatto fortuna anche in TV come, diciamo, creatore di con Mistero, mi ricordo. Ha detto un personaggio, come si dice, tutto tondo, no? Però ecco, questa vena di talent scout, secondo noi, poteva essere anche quella più interessante da esplorare, perché comunque sia, noi, man mano che invitavamo ospiti ai nostri festival, ci siamo accorti che non tutti, ma insomma, i moltissimi sono passati in Liberty, o comunque hanno lavorato con Ade su vari personaggi. Allora, a questo punto, abbiamo detto, ok, creiamo qualcosa che a lui potesse piacere, e questo concorso per sceneggiatori emergenti a cui facevate riferimento nasce in quel solco. Praticamente abbiamo detto, ok, facciamo qualcosa che lui sapeva fare molto bene, noi non lo sapremo fare allo stesso modo, però visto che comunque concorsi per sceneggiatori ce n'è pochi, lui era uno sceneggiatore, abbiamo sicuramente formato fin da subito una giuria interessante, perché mettendo Moreno Burattini, Alessandro Sisti, Diego Caielli, e poi anche Pietro che si è aggiunto in questa giuria, ovviamente avevamo modo di dare subito un riscontro molto importante a chi partecipava. Cioè, molto in breve, si tratta di scrivere una storia a fumetti calibrata sulle 8 tavole, quindi 8, diciamo, pagine, autoconclusiva, e questa storia viene letta, quindi soggetto e sceneggiatura, viene letta da questi giudici che danno dei voti sia al soggetto che appunto alla sceneggiatura e allo svolgimento. Si crea una classifica, poi il senso di questo concorso è ovviamente, vabbè, eleggere un vincitore, ma soprattutto dare la possibilità a tutti, perché la cosa che ci interessava era che tutti i partecipanti potessero avere un feedback scritto, oltre che a un numerino, un giudizio scritto da, insomma, sceneggiatori che difficilmente puoi andare, insomma, a intercettare, certo, da semplice appassionato, tra virgolette. Sono stati sempre molto severi, hanno fatto sempre molto bene il loro lavoro, e quindi comunque quelli che te lo sono ricordi, stati fuori, Federico, validi, te lo ricordi quante ne arrivarono il primo anno? Com'è? Ti ricordi quante ne arrivarono il primo anno? Guarda, un centinaio subito. Un centinaio, sì. Infatti i giudici non erano contenti perché avevano accettato di buon grado, poi si sono trovati a dover leggere 100 a dover, diciamo, in qualche maniera 100 pagine, provinare una marea di sceneggiatori, no? Questo, diciamo, che è un po' la riprova della bontà dell'iniziativa, anche perché, come dicevamo prima, non ce ne sono tantissimi di concorsi dedicati agli sceneggiatori, ma soltanto ai disegnatori, per cui alla fine dovrebbero essercene di più per coltivare anche la passione di chi scrive e non di chi, tra virgolette, si limita a disegnare, no, le storie. Ma guarda, la cosa interessante, se vuoi, è anche che noi abbiamo capito come raccontare storie attraverso i fumetti possa essere interessante per chiunque si voglia avvicinare allo storytelling, perché poi, per esempio, la ragazza che ha vinto il primo anno, adesso ho un vuoto di memoria completo, si è Elena. Dedicata, esatto, ma non mi ricordo il cognome, Pastarita, si era dedicata a delle storie per videogiochi, cioè, per dire, quindi il poter scrivere, il poter raccontare storie in qualche modo andava oltre anche il fumetto, no? Quindi
Poi, vabbè, Pietro, sicuramente Federico, Elena Astarita. Elena Astarita. Astarita, ecco, bravissimo. Ragazzi, nel frattempo, se non vi scandalizzate, poi lascio finire Gianluca, faccio qualcosa di politicamente scorretto, mi accendo una sigaretta. Vai, vai. No, io chiedo a Pietro una cosa. Tu, Pietro, sei anche sceneggiatore. A parte The Noise hai sceneggiato anche tante altre cose. Quanto è importante per provare a mettersi in gioco un concorso di questo genere? Cioè, qual è, da sceneggiatore, fai finta di essere un esordiente, anche se non lo sei, quanto è importante avere un'opportunità come questa rispetto al correre avanti e indietro e spedire il plico, virtuale o meno, a una casa editrice? È quello che diceva Federico, nel senso che il confronto con chi è del mestiere. Anch'io all'inizio avevo portato dei racconti, dei romanzi, però c'erano un paio di figure nella mia città di professionisti che hanno avuto pietà di me, hanno letto qualcosa, mi hanno massacrato ovviamente, però quella cosa è stata utilissima, perché quando tu ti esponi e mostri il tuo lavoro e vieni massacrato, perché è giusto che sia così, capisci anche quanto ci tieni. Nel senso che se non ci tieni abbastanza, ti abbatti, lasci perdere, trovi delle scuse con te stesso. Invece se è una cosa che ami veramente fare, ti dà forza. E questa è la differenza, perché in realtà sono poche le case editrici che danno la giusta attenzione a coltivare un talento. E soprattutto ci sono delle situazioni molto restrittive, case editrici, cioè sono più le cose che non puoi fare per le case editrici rispetto a quelle che ti lasciano fare. E se da un punto di vista la regola è importante impararla per sempre per il mestiere, però in realtà a livello creativo non aiuta, cioè infatti ci troviamo in un mercato editoriale l'italiano che non è proprio, non voglio usare la parola sterile perché è forte, però stiamo un po' girando in tondo, ecco, secondo me. E come volevo dire prima, purtroppo la figura dello sceneggiatore in Italia risente di tutto ciò, cioè per anni noi abbiamo appassionati, comunque abbiamo imparato a conoscere il tratto del tal disegnatore, e allora tutti dietro al disegnatore, anche le grandi, i grandi autori completi, però in realtà poi magari cedevano un po' il passo al fatto che disegnassero meglio di come poi raccontassero le storie. E invece raccontare la storia, raccontare le storie, che siano fumetti, che siano sceneggiature di film, che siano romanzi, è la cosa più importante in questo macro mondo, che è quello delle storie, della finzione, più o meno importante, più o meno passatempo. Lo sceneggiatore non viene valorizzato, perché è così storicamente, è così che faceva la Bonelli, e di conseguenza ora anche Bonelli si trova nella merda, perché non ha coltivato un tipo di figure a fare loro. E cosa succede? Secondo me a livello storico succedeva che, non so, mentre il disegnatore doveva entrare in bottega da un altro disegnatore, imparare il mestiere, farsi il culo tanto, in realtà lo sceneggiatore cosa succedeva? C'era uno che scriveva le storie perché aveva inventato il personaggio. E ho questa immagine bellissima del, non so, il ragazzo che portava la posta. Oh, io ho una storia. Ah sì, va bene, provo a scriverla. E così si metteva in produzione questa storia. In realtà, cioè, no, se ci sono le gilde di sceneggiatori in America, che quando vanno in sciopero cade un impero. Sì, è vero, è caduto l'impero. È una cosa a cui devi dedicare tutta la vita, non è che puoi improvvisarti. Quindi bisogna imparare. È importante, importante, Pietro, è come se è importante. No, mi domandavo, ragazzi, se diciamo, mi è venuta questa domanda da porvi mentre vi ascoltavo, se un po' il fumetto seriale ammazzi un po' la creatività, no? Alla fine, perché tu parlavi giustamente, c'è, cioè, il creatore del personaggio che poi dava le linee guida agli sceneggiatori. In realtà no, cioè, nel senso, non è il fumetto seriale dà opportunità, nel senso che tu sai che in quel mese in edicola ci sono tot serie,
quindi vuol dire che ci sono tot persone che ci possono lavorare. Solo che la differenza è fra Superman, che c'è da 100 anni ormai, e si rinnova continuamente in mille modi, e fra altri personaggi che sono identici al primo numero, dal primo numero all'ultimo è sempre uguale, perché non puoi cambiarli. E il risultato ce l'abbiamo davanti, ecco, cioè nel senso... Però fa parte del gioco, nel senso, è a bravura anche del, adesso perdonami da profano, è bravura anche dello sceneggiatore riuscire a capire quando può fare una cosa e quando è meglio tenere l'altra. Cioè, beh, non è che lo deve capire, non gliela, non gliela fanno fare semplicemente. Non è... Allora, lo sceneggiatore, ripeto, il mestiere è importantissimo, lo sceneggiatore di mestiere ti farà la bella storia anche in quella maniera, e si riconoscono quando leggi, io adoro Pasquale Ruio, per esempio, mi piace molto perché lui rimanendo in questo campo, che è quello di Tex, comunque ha sempre la brillantezza di avere uno spunto differente, lo riesce a elaborare bene. Però domandiamoci cosa potrebbe succedere se invece diciamo, oh, ma guarda, facciamo una bella storia pulp, western, violenta, battiamo i muri, mostriamo quello che non si può. E tutti dicono no, perché poi i lettori non vogliono questo da Tex o da chi. Tu dici che quando lui ha fatto Damian ha tirato un po' il freno? No, ma no, io sto proprio parlando... Per esempio, no? Sì, ma... Ruio, dici... Quali poi comunque nel senso non è che una volta che affidano una serie, adesso stiamo andando fuori dal campo, sì, no, vabbè, ok, certo. Dicono, boh, allora fai tutto quel cavolo che vuoi, buonanotte. Sai cosa penso, Pietro? Che non so se quello che sto per dire poi è la verità, però forse l'importanza dello sceneggiatore è cambiata con la necessità del lettore. Cioè io ricordo da ragazzino che leggevo Zagor, Mister No, vabbè, poi io sono onnivoro, un altro discorso, però a me non interessava se quella storia di quel mese era più o meno bella, cioè a me, io volevo ritagliarmi quella mezz'oretta per leggermi la storia. Crescendo non solo io, ma crescendo poi tutto il sistema lettori, ha iniziato a avere qualcosa di più. Probabilmente ho iniziato a guardare un po' chi lo disegnava, chi lo scriveva. Io ricordo che da ragazzino mi divertivo a capire il disegnatore del mese dopo di Dylan dalle 3 vignette che c'erano in quarta di copertina, no? Forse non è una crescita individuale, ma la crescita proprio del lettore, cioè del lettore generale, che ha voluto sapere di più, e allora ha iniziato a dire anche la propria. E a me personalmente, cioè, credo che sia molto importante, chiaramente, quello che dici, però a volte bisogna anche un po' stare lì e dire: ho letto una storia, mi è piaciuta, no, vabbè, speriamo il prossimo mese. Cioè, che devi fare? Non è che può diventare una priorità come mangiare. Ah, no? Certo, cosa sì, sono d'accordo. È importante, sì. Però secondo me si è voluta anche questa cosa qui, questa cosa delle storie un po' più piatte, dai, usiamo questo termine che poi è tutto, è venuta fuori anche col lettore che ha cambiato i propri gusti, il modo di vedere le cose, di volere le cose, forse quello è, forse, secondo penso. Secondo me dipende, so. Cioè, il lettore onnivoro ha molti paragoni, il lettore che si nutre di certo. Cose vorrà sempre quella. Sì. Però ragazzi, c'è stata, adesso allora entriamo a gamba tesa nel nome che campeggia qua in alto, cioè De Capone. Cioè, parlando proprio di sceneggiatura e parlando di fumetto seriale, perché sto vedendo comparire questo nome all'interno dei commenti, sono li sto leggendo, prendo qualche pezzo così. Sì, adesso poi ragazzi facciamo passare tutti i commenti. Dopo, sì. Parto dalla base, cioè il fumetto seriale può essere interpretato in vari modi. Prendo come esempio Lazarus Death, un fumetto a caso di Ade Capone, cioè più uno a caso. Se voi pensate, e non devo dirlo probabilmente a nessuno di voi tre, però Lazarus Death è partito che nei primi... i primi due o i primi tre numeri addirittura era totalmente un'altra cosa, addirittura era ambientato in un luogo diverso. Poi dopo, non mi ricordo se dal terzo o dal quarto, abbiate pazienza, si sposta e prende un altro andazzo. Dopodiché continua a cambiare. Cioè, Ade Capone è riuscito in quel caso a fare quello che dicevi tu, Pietro, cioè a trasformare, rimodellare come voleva lui una narrazione. Preciso, senza fare spoiler, ma tanto penso che bene o male più o meno lo sappiano tutti, non era nemmeno sicuro che i personaggi scampassero da una pagina all'altra, non importa neanche che grado di amicizia avessero. Cioè, questo secondo me è stato molto
è molto centrato, diciamo, nel discorso che dicevi tu, Pietro, quindi un movimento generale, cioè manca questa cosa, quindi. È il modello americano. Esatto, mi hai tolto le parole di bocca, cioè, nel Quindi, senso, da noi come modello americano. l'ispettore Derrick ha risolto tutti i casi del mondo, no? Ma è Sì. la carriera da ispettore, Sì. finiva. E da noi, quindi, tutti avevano sempre la stessa età, tutti avevano le stesse cose e andavano avanti così. La fiction americana ha un'evoluzione, un inizio, semmai anche una fine, ma non ci si pone limiti. Questa è la differenza. Tutto lì. Beh, però posso dirlo, cioè io ultimamente ho riletto alcuni numeri di Lazarus perché con l'associazione, anzi mi piacerebbe che ne parlasse Federico, perché si sono inventati una rivista molto molto carina, ho scritto un pezzo su Alphonse de Mornay che era la versione cavalleresca di Lazarus, e quindi ho riletto tipo una decina di albi, no? San E vabbè, Giorgio. io sarò... Esatto, io sarò di parte, però c'è cioè, Ade aveva una testa esagerata, esagerata, e non me ne ero, cioè, rileggendolo, perché l'ultima volta l'avevo letto 10 anni fa, forse tra 10 anni ne capisco ancora un pezzo che non capisco adesso. Comunque, no, per parlare della loro Procomics, c'è questa evoluzione che nasce dal libro a lui dedicato, si trasforma nel concorso. Che alimenta nuovi talenti, qualcuno, come aveva detto Francesco, aveva accennato prima, qualcuno ha iniziato a lavorare stabilmente, perché tra sia sceneggiatori che anche disegnatori, che ultimamente non me ne ero mai accorto, ma uno di questi di un ragazzo che ha fatto una storia per ora, One Shot Comics, e Bonelli, ed era già bravissimo allora, dove sono adesso. Quindi diciamo che la cosa bella di questi concorsi è che poi veramente funzionano, no? Cioè non possono funzionare per tutti, è chiaro, però funzionano perché c'è anche la parte di là che continua, forse è una spinta che mancava. Oh, mi hanno preso. Io ricordo che quando ogni volta usciva un volume di One Shot Comics, tutti i ragazzi che partecipavano postavano con le loro immagini, ed è anche un modo per dire, dai, magari la cosa che sto facendo non è proprio, non ci credo solo io, qualcuno vede qualcosa in più. A me piace questa cosa Sì, qua. anche il fatto di premiare più persone, no? Nel senso, il senso del concorso ovviamente è eleggere un vincitore che ha Certo. il prestigio di aver vinto, ma in realtà è proprio dare spazio a tutti. Poi ovviamente c'è chi merita di essere pubblicato più di un altro perché la storia è fatta meglio ed è cioè, diciamo, funziona. Però davvero il fatto di poter essere utile per tutti, questa per me è la cosa, cioè, penso veramente bella. Il concetto è che effettivamente noi stiamo cercando di portare avanti questo progetto perché abbiamo visto quello che diceva Andrea, che comunque piace un po' a tutti. È un progetto a basso, diciamo, a basso costo, a basso budget, senza pretese, voglio dire, incredibili, se non effettivamente quello di mettere in contatto chi ci prova o chi ci vuole provare o chi vuole giocare anche con il mondo dei professionisti che noi fortunatamente riusciamo a intercettare grazie alle amicizie, anche se vogliamo. E infatti, sempre in questo solco, poi tutto quello che è stato fatto è proprio stato fatto in quest'ottica, ma anche perché noi vorremmo ricordare Ade non soltanto come un vecchio amico che non c'è più, bravissimo, eccetera. Quindi non vorremmo continuare a ripetere che era molto bravo, ma vorremmo che in qualche modo un ragazzo che non sa neanche che è esistito, tra un po', partecipa al concorso, va a vedersi chi era Ade Capone, si va a scoprire un suo fumetto e magari riscopre anche da solo, o comunque in qualche modo chi era, no? Quindi il modo migliore per ricordarlo, pensiamo, sia fare qualcosa di concreto, cioè a lui sarebbe sicuramente piaciuto fare più che dire. Quindi anche il prossimo progetto di cui poi parlerà Andrea è molto interessante, è un qualcosa di nuovo che lo fa riscoprire ancora, però comunque cioè non è un semplice ricordo, è qualcosa che è funzionale sempre a portare avanti un qualcosa legato a lui. Poi siamo partiti con il concetto della rivista, siamo andati su One Shot Comics, che è questa, diciamo, raccolta di mini fumetti, siamo tornati su Scuola di Fumetto che ha pubblicato la storia di un vincitore delle ultime due edizioni, bravissimo, che è praticamente un professionista, perché poi,
oltre a sceneggiare disegna pure, quindi cioè, diciamo che effettivamente Angelo Coletto. Esatto, il buon Coletto, che tra l'altro viene definito ragazzo, ma è come, cioè, è l'esempio di come si possa ad una certa età, tra virgolette, poter iniziare a scrivere, no? Lui insegna, in qualche modo ha partecipato al concorso, non abbiamo fatto una classifica di età, ma sicuramente non era il più giovane, non è un Camilleri che inizia a scrivere in tarda età, ma comunque diciamo che si è tolto qualche soddisfazione. Potrà non fare questo di mestiere, ma sarà una sua scelta probabilmente, perché comunque ha del talento. E quindi ecco, c'è questo discorso di poter essere anche liberi, ci permette di reinventare concorso ogni anno. Per esempio adesso con Alessandro Sisti, che è grandissimo di Europro Comics, tra le sue migliaia di storie Disney, Pick Up, Topolino, eccetera, insegna anche alle scuole di fumetto. Quindi il progetto è di far conoscere sempre di più questo concorso ai ragazzi che vanno alle scuole di fumetto in Italia, in modo che diventi anche un modo per loro e per i loro insegnanti di poter aver subito dei feedback dal mondo, diciamo, reale, tra virgolette, no? Quindi ecco, stiamo anche continuando a mutare, insomma, dai. Tenendo, secondo me, l'idea originale, mutiamo anche noi. Ci spostiamo. Sta diventando una prova d'esame. Sì, poi diamo anche un tema, da qualche anno diamo anche un tema a cui uno si può ispirare oppure fare, diciamo, il tema libero, no? Un po' come, quindi si può fare una sceneggiatura completamente libera, come era all'inizio, oppure diamo uno spunto, perché così chi ha partecipato più volte magari prende lo spunto come idea. Abbiamo dato come spunto il giorno di San Valentino, che poteva dare adito a storie romantiche, ma anche splatter, come abbiamo anche suggerito le storie sul Klimt, perché qua a Piacenza è stato rubato e ritrovato un dipinto del Klimt. Adesso non so se avete intercettato questa notizia, però ha fatto molto scalpore, è stato rubato negli anni 90, è stato ritrovato in un buco nel giardino della stessa galleria d'arte un paio d'anni fa. Quindi sono dando qualche spunto, abbiamo visto che questo è piaciuto e anche chi aveva partecipato, diciamo che si riprova sempre, ecco. Solo a Piacenza neanche i furti funzionano. Benvenuti a Piacenza. Non tutti i furti riescono a quel buco. Non mettermele come assist, perché io sono di Cremona, quindi abbi pazienza. Oh. Io allora saluto tutti, grazie. No. Fede, glielo diciamo quando ci sarà il prossimo bando? Il settimo concorso, il settimo anno. Sono tanti, 7 anni, ragazzi. Sì, settimo concorso. Guarda, noi ciclicamente abbiamo sempre lanciato il bando lasciando un po' di mesi di tempo, sia a chi scrive che chi deve leggere le storie. Quindi tendenzialmente a Grazzano Visconti, adesso ad agosto lanceremo il nuovo bando, che poi darà vita al concorso nei mesi, diciamo, autunnali, quando si presume che uno possa essere anche stimolato in casa a scrivere la sua storia, ecco. Poi è chiaro che noi facciamo tanti eventi nell'anno, quindi in qualche modo richiamiamo sempre l'attenzione anche su questo concorso. Adesso, per esempio, quest'anno, che su 10 anni di associazione facciamo 4-5 eventi, forse anche troppi, comunque 4-5 festival e mostre, adesso non ci farà più nessuno. Abbiamo fatto una cosa molto interessante proprio su Ade Capone, perché finalmente, visto che il Covid ce l'aveva impedito, siamo riusciti a fare Fumetti in Liberty, come a Salso Maggiore, quindi nella sua Salso Maggiore, perché lui è piacentino, però poi è cresciuto e vissuto a Salso Maggiore. Abbiamo fatto una mostra a lui dedicata, con proprio le tavole degli inediti del libro, che è stato fatto qualche anno fa, e anche una conferenza in quel caso, perché comunque facciamo parte di una serie di eventi di Salso Maggiore. Ci piacerebbe anche, diciamo, mantenere un evento a Salso Maggiore in suo nome, ecco. Ecco, quello è il libro che ha Gianluca, che è stato fatto in breve tempo, ma secondo me è, cioè, veramente frutto della affetto di tutti i disegnatori che hanno subito risposto alla nostra, diciamo, domanda di poter fare una dedica. In tantissimi hanno fatto un disegno originale,
dedicato ad Ade Capone, altri hanno rispolverato qualcosa che avevano magari, ecco, c'è un elenco di autori e tutte le, ecco, volte posso che... dire una cosa, Federico, secondo me è una cosa bellissima che va detto, oltre ovviamente a ringraziare ognuno di loro e tutti quelli che poi a ogni manifestazione ci dicono sì, tutti dicono sì. Cioè, secondo me questo è un lascito pazzesco che ha fatto anche Ade, perché non ce n'è uno che gira mai il naso, cioè sono tutti dimostrano, ovviamente sono dove sono per loro meriti, chiaramente, però tutti non si dimenticano come hanno iniziato e molti di loro con Ade, e tutti ci dicono sempre di sì. Secondo me è una cosa bellissima questa. Io ricorderei anche che molti di questi nomi oggi sono considerati delle guest star quando tornano, certo, a segnare un album, quindi, cioè, parliamo di gente che comunque ha avuto successo, quindi c'è stato l'occhio del talent scout che ha funzionato. Assolutamente. Ma infatti, cioè, comunque lui ha sempre scoperto talenti che poi spesso venivano prestati o, diciamo, ceduti alla Sergio Bonelli editore, perché lui, essendo anche sceneggiatore Bonelli, era amico di Sergio Bonelli, quindi pur essendo, tra virgolette, anche competitor, no? Perché poi andava in edicola con dei Bonelli, in realtà non si è mai creato un dualismo, una rivalità, ma una collaborazione. Diceva Burattini che spesso Sergio Bonelli diceva: guarda, dobbiamo fare sta cosa, senti Ade, fatti dare uno bravo che faccia queste cose qua. Ed è il modo in cui molti sono passati da Ade Capone alla Sergio Bonelli, anche perché erano due target differenti, erano due realtà molto differenti, quindi non... sì, intralciavano per un motivo lì. Raccontava Paolo Bisi che si trovava benissimo con Ade, però lui un po' che era lento, un po' che comunque c'era questa opportunità di andare in Bonelli, è andato su Mister No, poi da lì è passato in Zagor e ovviamente, cioè, come fa a non essere riconoscente, no, a chi gli ha creato questo tunnel? Certo. Vi propongo di fare un recupero un po' di commenti. Sì, innanzitutto. Abbiamo parlato di Ade, saltiamo in un argomento molto adecentrico, se andrei d'accordo. Sì. Vabbè, recuperiamo innanzitutto il commento di Emiliano, che l'ha scritto. Emiliano Longobardi. Sì. Ciao Emiliano. Diciamo che, tra l'altro, di opere che raccolgono autori di un certo livello, lui ne sa qualcosa, perché insomma Rusty Dogs è una bellissima opera con tantissimi disegnatori di grandissima fama e di grande livello. La Liberty è stata una realtà editoriale importantissima, che sarebbe potuta essere ancora più rilevante se avessero sposato l'idea molti più autori professionisti già affermati. Questo senza nulla togliere al peso enorme che ha comunque avuto nel dare spazio ad autori esordienti o comunque emergenti, pagandoli più che dignitosamente. Questa la sottolineiamo in fondo. Sì. È vero. Emiliano con la sua vampira Xiola. Se si pensa, una bellissima valvola di sfogo per certi professionisti, poter avere le serie creator owned, insomma, quelle realizzate da loro. E sì. Sì, perché poi lui effettivamente con la Liberty lui partì con i suoi prodotti, quindi Il Potere e la Gloria, i Rinni, sì, no? E poi piano piano dedicò una costoletta anche ad autori come Emiliano, come Federico Memola, come David Messina, come tanti altri, adesso non voglio ricordarmi, sono alcune altre, comunque ha dato spazio anche a progetti non suoi. Tra l'altro, il coraggio di Ade Capone è veramente incredibile, no? Penso, diciamo, proprio al Potere e alla Gloria che hai citato poco fa. Diciamo, proporre una serie del genere in Italia non è affatto facile, perché devi andare a conquistare un pubblico che non è pronto, però non abituato a un prodotto italiano di quel genere, no? Perché di solito però ti ricordo, non so se ricordate, il numero zero uscì grazie alla Star Comics, no? Che, se non sbaglio, in quel periodo aveva bravura, aveva comunque la parte supereroistica, esatto. forse aveva gli sgoccioli della Marvel, non mi ricordo adesso precisamente gli anni, no, forse secondo me c'era ancora la Marvel, c'era ancora la Star. Bravura, siamo nel 93-94. Inizio anni 90, sì. Comunque non fu una scuola stupida. Bravura, se non ricordo male, proponeva materiale dal corso, ricordo male. Sì, ma dal corso c'era Vortex, c'era comunque la questione della...
del supereroistico, e non fu un'idea sbagliata. Ma comunque c'è un materiale di altissimo livello. Adin Star Comics comunque dava anche l'assist per comprare i diritti delle varie serie, perché lui è vero. Andava a San Diego, mi ricordo, faceva i report su Star Magazine e dava i consigli, e non c'era internet, ragazzi, e dava i consigli su cosa vedeva là. Vortex, me lo ricordo, che era l'universo supereroistico della Dark Horse, no? Sì, era della Dark Horse. Era praticamente, in quel periodo si andavano creando questi universi supereroistici. Sì. Ricordo quello della Malibu. Della Malibu Comics, esatto, sì, con Prime. Se non sbaglio, poi potrebbe Rune, bellissimo, di Barry Windsor Smith, fantastico. Gli dicevi già, non ho capito. No, stavo pensando, il potere e la gloria usciva anche in un formato particolare, perché usciva in spillato. Erano gli spillatini proprio tipico americano, ma meno, come 24, 22, era proprio il comic book americano, sì. Quello sono 6 più lo 0, 6 più lo 0, 6 l'epilogo, ma poi è bellissimo perché in realtà il potere e la gloria ha un primato che non hanno gli altri, che era quello che ogni numero aveva un disegnatore diverso, perché per un motivo o per l'altro partivano tutti per il militare. È vero, non so, fa ridere, però così erano, sì, la Naya vinceva all'epoca. Sì. Meno male che l'hanno tolta di mezzo, no? Soprattutto per il bene dei lettori. Dei lettori, certo, non per altro. E visto che siamo nell'assist, Andrea, hai materiale di cui parlarci. Allora, sì, vi racconto come è nata questa cosa. Quando noi abbiamo fatto il libro dedicato ad Ade, no? Con questi più di 40 autori che ci hanno dedicato degli inediti e delle storie, perché ci sono delle cose molto interessanti, secondo me, dentro. È un volume, quello che, ora, è ovvio che non è che ne puoi far uscire uno all'anno, no? Anche perché ci sono degli impedimenti anche fisici e di tanti... Poi lo finiamo, poi dopo 4-5 anni abbiamo finito. E, mi è venuta l'idea di proporre un secondo progetto che esulava dal concorso, cioè fare una sorta di... Non so, mettere una tacca, dire sono passati 7 anni, facciamo un volume nuovo. Sarebbe stato bellissimo avere altri 40 disegni inediti, però mi pareva l'idea di fare un qualcosa di già visto, no? Poi magari si rifà più avanti, non è quello il blocco, non è quello. E allora ho pensato che cosa potrebbe piacermi, cosa vorrei vedere su un tavolo quando vado a una fiera o una mostra di fumetti. E parlando di Ade, sapevo che esisteva del materiale che purtroppo, a causa, ovviamente parliamo di fumetti, che non avrebbe mai visto la luce, perché purtroppo la dipartita improvvisa poi fa cadere tutto, no? Diciamo. E allora mi sono messo un po' alla ricerca, cioè ho scavato nella memoria, ho iniziato a fare un po' di telefonate e ho iniziato, sono partito da Lazarus e... io ho amato molto il The End che è uscito, quello fatto poi da Giovanni Barbieri e ultimato da Leo Ortolani. Però sapevo che lui aveva già iniziato a lavorare, insomma erano quei lavori che durano 10 anni, aveva iniziato a lavorare sull'ultima storia e eccoli, questi sono quelli editati dalla Cosmo, che sono usciti, se non sbaglio, Gianluca, l'anno dopo, vero? Cioè l'anno, cos'era, 2015 o 2016, no, forse era 2016, sai che non me lo ricordo, addirittura, quindi molto dopo. E io sapevo che, insomma, c'era questa cosa qui e sapevo i 3 disegnatori che ci stavano lavorando. Quindi ho mosso le carte che muovo io e sono entrato in possesso della sceneggiatura originale di Ade. Ovviamente, ve lo dico subito, la sceneggiatura di Ade non era completa, perché anche quella non ha visto la fine, però è una sceneggiatura molto particolare perché aveva i bivi. Vi ricordate che storia di Topolino? Sì, che in alcuni punti lui nella sceneggiatura diceva adesso lei arriva, faccio un esempio chiaramente, va a destra, invece poi ne faceva anche una versione che andava a sinistra.
per vedere come andava a finire. È molto carina questa cosa. Poi so che a Gianluca piacciono le sceneggiature, ti divertirai a leggerle. E ci sono una settantina di tavole fatte, cioè di questi tre autori, che posso citare perché ovviamente stiamo raccogliendo dati, che sono Matteo Mosca, Ivan Cappiello e Stefano Santoro, che non sono nomini così, insomma, no? Direi proprio di no, tra Bonelli, Astorina e via. E quindi ha funzionato questa mia ricerca e sono andato avanti, ho iniziato a scartabellare nell'archivio mio, nella mia libreria, la memoria e tutto quanto, e sono riuscito a trovare tantissimo materiale. Sono riuscito a trovare prima di tutto delle persone disponibili e delle persone che non hanno avuto problemi, come vi ho detto prima, a dire di sì. E quando ho trovato cose come il finale di Trigger, Gianluca, butto le bombe io, No, ho trovato cose che insomma nessuno, cioè mettiamola così, robe che tutti noi fan, lettori di allora e di quello che è, avremmo voluto leggere e magari non sapevamo che esistevano. E allora insomma ho raccolto questa cosa. E in più, e questa la ovviamente non sono andato solo su Lazarus o Trigger, sono andato anche su tante altre cose, e ho iniziato poi a raccogliere anche materiale di progetti che poi non hanno visto una reale, insomma, chiusura, o comunque un progetto che dice: ah, non è andato in porto ma era già tutto pronto, cioè quelle cose che poi non hanno funzionato, non sono andate oltre. Ovviamente non mi sono fermato alla riga, al soggettino di tre righe, cioè parlo di, ho raccolto materiale che può essere character designer, tavole di prova, bozze, pezzi di sceneggiatura, insomma qualcosa di corposo, non qualcosa così. E quel faldone che ho fatto vedere prima quando eravamo offline, se volete ve lo faccio rivedere, tanto la foto, certo, è messa online, abbiamo una cosa come 400 pagine di materiale. Tocchi. Aspetta, eccolo qua. Che è il faldone, quello classico da uffici, no? Quello col buco, per intenderci. e ho raccolto tantissimo materiale e i ragazzi della Laura Procomics erano molto contenti. E abbiamo deciso quindi di, cioè il nostro intento è quello di produrre un volume di questo tipo, cioè che raccolga tutto ciò che Ade purtroppo non abbiamo potuto vedere. Attenzione, non parliamo di, parliamo di fumetto, ma non parliamo di un fumetto con inizio e una fine, parliamo di una sorta, mettiamola, io all'inizio ai ragazzi ho detto, è come se noi aprissimo un cassetto e trovassimo del materiale. Il materiale dove ci sono appunti scritti di da Ade con la macchina da scrivere, cioè come andare un po' a riscoprire quello che guardavamo una volta, come si facevano le cose una volta, però ovviamente c'è la ciccia, cioè c'è anche della roba che, certo, non sarebbe mai uscita. Ecco, diciamo che l'idea è questa. E ci sono tantissimi autori, tantissimi, tantissimi, e come diceva Gianluca prima, anche dei nomi abbastanza tosti. Cioè Gianluca un po' qualcosina lo sa, perché finge di non sapere nulla. Finge di non sapere, ma qualcosina lo sa. Sì, l'ho minacciato, non dire niente. Però no, sto scherzando. Mi ha detto che lo aspettavi sotto casa, non minacciando. No, assolutamente mai. No, no, no. Però insomma l'idea è questa, cioè portare un qualcosa che io avrei voluto trovare su un tavolo. Insomma un tavolo da acquistare, che poi... Non so, ditemi voi, magari poi è tutto nella mia testa o nella testa dei ragazzi. No, io invece ti volevo proprio fare una domanda. Quando sarà i tempi di realizzazione e come si potrà acquistare questo volume? Cioè, allora, il tempo di realizzazione è molto semplice. Scusa, Andrea, vai. Scusa Andrea, che mi inserisco un attimo, perché è una cosa importantissima a cui tu, tra l'altro, hai tenuto sempre tantissimo, cioè tu Andrea. Il concetto del rapporto con la famiglia di Ade, cioè noi fin dall'inizio siamo stati in contatto con i fratelli di Ade, e purtroppo è mancato uno dei suoi tre fratelli anche, che hanno sempre seguito da vicino le nostre iniziative, non ultima quella di Sasso Maggiore del mese scorso, dove erano contentissimi, commossi, perché poi effettivamente loro hanno sempre vissuto Ade come un fratello, sapevano il mestiere che faceva, lo apprezzavano, ma non avevano idea, cioè vedono tutto questo affetto ancora adesso, insomma tendono a commuoversi sempre di più esponenzialmente, giustamente.
E quindi ecco, l'appoggio della famiglia è importante perché da un lato noi siamo un'associazione culturale per davvero, quindi senza scopo di lucro, tutto quello che facciamo, tutti gli eventi sono in grado gratuito, cioè cerchiamo di mantenere proprio come tipo di approccio tutto quello che facciamo, proprio il senso del divertimento per noi, speriamo per chi viene a vedere le cose, ma alla fine si tratta di riuscire a gestire qualche costo, ecco. Con questa logica è stato fatto sia il concorso, che ovviamente è gratuito, non dà premi in denaro, se non appunto il fatto di essere pubblicati, eccetera, sia il volume che invece era stato venduto addirittura a Lucca il primo anno per sostenere le spese di pubblicazione di questi volumetti che abbiamo fatto. Allora, apro una piccola parentesi, sicuramente Ade è conosciutissimo, apprezzatissimo, però i numeri poi di una vendita di qualcosa che riguarda Ade sono sempre riferiti ai vecchi appassionati come noi, quindi stiamo parlando di nicchia. Certo. Al di là di quello, questo nuovo progetto che ancora una volta va a aprire cassetti, è importante quello che ha fatto Andrea, cioè tenere sempre informati, chiedere, in qualche modo sentire i fratelli, perché comunque è importante che tutto venga fatto in quest'ottica per noi. Quindi il fatto che poi il volume, questo progetto si componga di tre fasi, una che forse la più sono tutte difficili, però diciamo che la prima, la più difficile, è quella che sta facendo Andrea, cioè farsi venire l'idea e andare a raccogliere le cose. Raccogliere le cose, lui c'è il fisico, quindi... Senza usare la forza, tra le altre cose. Cioè. Usa la forza di Luke. Esatto. Poi la seconda fase è quella di creare il volume con editing e lavoro di grafica, eccetera. Lì abbiamo qualche professionista al nostro interno, quindi ce la vediamo tra noi, con le tempistiche compatibili con il lavoro, diciamo, che poi ognuno ha. E poi la terza fase, quella della pubblicazione, lì per forza bisognerà trovare qualche, diciamo, sponsor, comunque qualche aiuto, certo, per sviluppare il volume. Quindi, se tutto va bene, riusciamo a farlo. Vabbè, è chiaro. Noi lo vorremmo già avere, quindi sicuramente spingeremo per farlo in fretta, perché noi siamo tra quelli che, insomma, quando partecipano ad un progetto è perché lo vorrebbero già avere in mano finito. È chiaro che se riuscissimo ad averlo, non dico per questa Lucca, ma comunque per un evento importante, probabilmente abbinandolo anche lì ad una presentazione di un certo tipo, sarebbe bello, perché sarebbe un modo per ritrovarci noi appassionati intorno, diciamo, a questo progetto. Ecco, noi lo vediamo una cosa in quest'ottica. Diciamo che io quando ho proposto la cosa ho detto: ragazzi, nel 2023 sono 30 anni che è uscito Lazarus, che è del 93, sarebbe fichissimo fare questa cosa. E ci speriamo molto, però sai cosa è, che com'è che dite voi a Piacenza, non è per fare gli sboroni, no? Però cioè, non so, dite così, però diciamo che da un lato, come dice Federico, lo vorremmo già avere in mano, pronto per tutti. Dall'altra, io personalmente, ma so che è un pensiero condiviso anche dagli altri, vogliamo fare le cose bene. Quando si parla di un amico che non c'è più, di, secondo me, una cosa molto importante, cioè gli eredi, i fratelli di Ade, cioè parliamo sì di Ade, del loro fratello, ma parliamo anche del loro cognome, quindi cerchiamo anche di fare le cose come vanno fatte, perché non ci può dire nessuno, no? Poi, e io personalmente non voglio associare il mio nome a una cosa fatta male, certo, poi ovvio, poi il giudizio viene da fuori, chiaro, però insomma, vogliamo fare le cose bene. Non avendo le date di scadenza, non avete neanche delle pressioni di dover portare il volume per forza. No, cioè vengono solo da dentro le pressioni. Dal desiderio, basta, esatto. Dal desiderio. Esatto. E quindi andiamo avanti su questa cosa qua. Io ci credo parecchio. Per me è un immenso piacere sapere che ci sono altri pazzerelli come me che la pensano ugualmente, sapere che abbiamo sempre dei sì da chi ci deve dire sì o no. E poi, vabbè, ragazzi, io ho trovato delle cose dentro spettacolari, perché
ci sono degli autori, attenzione, diciamo che ci sono delle cose che sono in rete, se uno è bravo, un segugio, le può anche trovare alcune cose, no? Però è proprio l'insieme, cercare di fare un qualcosa di definitivo, ed è la prima parte che diceva Federico, la ricerca, no? Che io ho avviato già da diverso tempo, però sapete che non esiste un 100%, no? Dire ok, ho trovato tutto. Vi faccio un esempio molto pratico. Quando noi a 2 settimane fa abbiamo a Salsomaggiore reso nota questa cosa, abbiamo fatto video, insomma, di qua e di là, io avevo detto ai ragazzi, secondo me, sai, io sono andato a memoria, no? E quindi sono andato a prendere tutte le persone che io conoscevo, ho chiamato, gli ho scritto e via discorrendo. Ma io non posso sapere se Ade non stava lavorando con un esordiente che nessuno conosceva e c'era un prodotto. E non è andata così, almeno quello che è successo non è questa, però proprio la settimana scorsa sono entrato in contatto con una persona che mi ha detto, sai che io ho l'ultima intervista di Ade Capone, che non ho mai pubblicato, questa non la sai nemmeno te Gianluca, che non ho mai pubblicato perché poi lui è mancato, e parliamo di fumetto sempre, chiaramente, certo. E non aveva più senso metterla, cioè non c'era più uno slot per mettere questa cosa, no? Cioè non c'era più una notizia, lui era mancato e quindi non avrebbe più funzionato questa cosa. Parlava di progetti futuri che ovviamente non avrebbero più visto la luce, quindi non aveva senso di... Parlava di passato e di futuro, però non aveva più... Allora ho detto, cavoli, capisci? Quindi chi ci sarebbe arrivato? Cioè, se non c'era questa notizia che iniziava un po' a circolare, se non c'era da parlare, e magari ancora poi succederà. Io penso, Andrea, che quello che stiamo vedendo è che probabilmente il lavoro di ricerca, cioè questa prima fase del progetto, potrà prolungarsi. Non è detto che esca magari un volume per poi seguire e farne magari un secondo, cioè magari spezzare anche il lavoro, perché effettivamente c'è tantissima roba e avrebbe anche un senso. Io poi a Francesco ho mandato un po' di foto, no? Un po' di immagini. Sì. Io non adesso so se far vedere qualcuna, certo. Cioè non c'è segreto su queste cose, ovviamente, perché è tutta per noi, no? Per tutti noi. Secondo me questo volume sarà molto importante anche che venga arricchito con del testo a margine. Beh, certo. Che cosa ci sta guardando, perché sarà veramente un motore della riscoperta del lavoro di Ade, perché a quel punto, più di un'illustrazione, vedere 3 tavole inedite di qualcosa che magari è uscito parzialmente, ti fa venire voglia di andarti a ripescare le cose. Sarà molto bello, cioè sarà un viaggio, secondo me, poi una volta che... Tra l'altro Ade è stato ristampato relativamente di recente dalla Cosmo, ricordo Core One, mi ricordo... Sì. Si chiama Irini. Quasi tutto lo hanno fatto, tranne il Potere e la Gloria, che poi è l'unico che la Cosmo non ha ristampato. Esatto. Ecco, questo è Core One. Sì, questo è Core One di Paolo Bisi, questo è di De Angelis, ragazzi, però sapete che Core One uscì con la matita, con i disegni di De Angelis, ma questa è una tavola particolare, che è una tavola inedita, e non è solo quella tavola, ma c'è un motivo perché è inedita, e tutte quelle tavole, le prime tavole che furono fatte furono inedite. Questo è un David Messina, questo è sempre David Messina che ha rifatto la copertina del numero 1, ve la ricordate? Come? Vabbè, il grande Pino Rinaldi. Pino Rinaldi questo. Qui abbiamo questo è The End, che ha avuto tanti nomi di lavorazione. Questo è Mosca Matteo. No, ripensando alla storia, no, di Matteo Mosca Bili, no, di cui parlavi tu prima, credo che ci si fosse un po' abituato, no, a queste storie, perché se non ricordo male anche ha illustrato una storia di Mercurio Loi, no, sviluppata in quella maniera, a passeggio per Roma. Sì. Ah, qui è Cappiello che aveva fatto la Lazarus con Splinter Cell, perché sapete, cioè Gianluca, tu sai benissimo che a un certo punto Lazarus Led incontra Splinter Cell. La particolarità qual è stata? Che è stato, non dico il primo, comunque è stato un fumetto che se lo si voleva leggere si doveva andare solo su internet, in rete. Sì. Esiste una versione cartacea, che però è solo delle prime pagine iniziali della storia, che era nella guida all'episodio di Splinter Cell, che è la Chaos Theory, se non sbaglio.
e quindi non esiste cartaceo. Cioè, uno dei primi esperimenti di webcomic, perché... Beh, diciamo che, diciamo il... che sì, sì, diciamo che non è stato proprio uno dei primi, però secondo me era importante farla leggere in cartaceo, sempre perché siamo dei vecchi che affezionati alla carta, chiaramente. Certo. Qui apri il tuo... vai, vediamo se indovini boiata. Chi è questo qua. Vai. No, scusa, vai. No, non vorrei dire una boiata, ma mi sa che Ade è stato il primo a portare il concetto di variant cover in edicola con il secondo extra di Lazarus Letter. Sì, di Lazarus. Non ci metterei la mano sul fuoco, non lo so. Mi sa che è stato... È vero, lo speciale numero 2 ne ebbe 2 di copertine. E forse la prima in assoluto. Dai, allora possiamo dargliela pensando che prima... La Star Comics lo faceva per Lucca, ti ricordi? Faceva i numeri, tipo gli speciali, mi ricordo l'ultima caccia di Kraven che uscì, o il matrimonio di Spider-Man, però era materiale americano effettivamente, sì, esatto. Era materiale italiano. Non lo so, adesso saperla questa è interessante, bisognerebbe vedere, fare una ricerca. Sto andando a memoria, sono ragionevolmente convinto. Sicuramente Ado si era approcciato anche al discorso web in anticipo sui tempi. In Italia è stato un precursore anche su quello. Il capire che potesse il fumetto andare a finire anche lì per essere più fruibile, si parlava di mettere Lazarus, no, disponibile. Sicuramente in anticipo sui tempi, perché la tecnologia quando è partito lui non era neanche pronta, nel senso che non c'erano gli smartphone... Quindi, insomma, diventava complicato pensare di arrivare alla massa. Sì, però... tra l'altro Federico, anche la, diciamo, la velocità di download era veramente terrificante. Sì, posso dire una cosa... sulla tecnologia. Posso dire una cosa che mi fa piacere, perché so che lui ci teneva tanto, perché mi aveva raccontata questa cosa in una delle mille discussioni. Si è riusciti con la famiglia a tenere attivo il blog che aveva Ade, che era un blog che non era uno di quelli che veniva aggiornato tutti i giorni, però lui l'ha tenuto per molto tempo, e sono riusciti a tenerlo attivo anche dopo la sua morte, e lui negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, stava mettendo online, gratuitamente, i mensili di Lazarus. Le potete trovare, se andate sul blog, ora io la stringa non la ricordo, però era... not a blog, just news, cioè non un blog, solo news, potete andare a vedere, ci sono scaricabili gratuitamente, perché i diritti erano tornati interamente suoi, i primi, se non sbaglio, 16 numeri di Lazarus, quindi per chi non l'ha mai letto, può andare lì a vederseli e capire di cosa stiamo parlando. È una cosa che in pochi sanno, a me piace sempre dirla quando posso. No, è una cosa bellissima, perché capita raramente, no, che un autore metta a disposizione gratuitamente, no, da propria opera poter scaricare da internet. Sì. Questo comunque che... dimmi parlo. Vai. Si parlava di cross-medialità, mi ricordo che è stato anche anticipatore con la colonna sonora di Lazarus, doveva uscire il numero 1 e già c'era la cassetta e il CD con le musiche di Lazarus. È vero. Era il periodo, se non sbaglio, che lavorava con Max Pezzali. Al periodo, sai che lui è un grande appassionato di fumetti, Max Pezzali, e i primi album erano tutti disegnati, se non sbaglio, da De Vita e da altri autori. Credo sia proprio Valentino, sai, che fece il primo web con Ade, web comic con Ade. Non so, glielo chiederò. Questa bravura di Ade ce l'ha portato via la TV poi alla fine, perché cioè, la televisione ci ha veramente scoperto in lui un autore fresco, fuori dai canoni, ha inventato dei format per Mediaset, eccetera, cose che nell'ambito TV si vedeva poco. Mettere uno così, dal fumetto, così bravo, così vulcanico, lui ovviamente poi aveva avuto modo di dire che anche ovviamente i guadagni che gli garantiva la TV erano un po' diversi da quelli del fumetto, quindi anche quello... Beh, chiaro. Quello è... Anche sulla strada, anche se non era mai soppita questa sua voglia di fumetto, infatti sarebbe tornato comunque senza abbandonare la TV, probabilmente poi scriveva
lui quando è stato nella nostra chiesa sconsacrata a vedere la mostra, quella lì horror, ha detto qua ci vengo con le telecamere di mistero perché sicuramente vuoi che non ci sia un fantasma lì sopra. Cioè, voglio dire, lui in quella mezza giornata aveva già tirato fuori 4-5 cose diverse che erano un libro, la TV, il fumetto e la prossima mostra, cioè, chiaramente era fatto così e quindi alla fine ha fatto tanta TV perché effettivamente era un valore aggiunto. Noi abbiamo avuto ospiti anche Luca Tiraboschi, che penso sia stato un po' il tramite per portare Ade verso Mediaset, e effettivamente raccontava anche lui questo, cioè avere uno così in TV era veramente tanta manna, tanta freschezza. Inventare format in Italia non era usuale prima, non era usuale adesso, cioè molto sì, certo, adesso anche peggio, sì, adesso forse anche peggio, esatto, quindi no, beh, poi lui, che poi lui se lo ricordano tutti per Mistero, ma in realtà ne aveva fatti il bivio, Mistero, sì. Gli invincibili, invisibili, quelli ma ne aveva fatto uno. Non so se ve lo vediamo, chi se lo ricorda sta cosa, non mi ricordo perché rete aveva fatto un format di 6 episodi dove ogni episodio c'era un giallista, e mi ricordo che c'era la Barbato per esempio una volta, e c'era Ruglio, Pasquale Ruglio, esatto, di notte, ci sarà stato anche magari anche Pinkez, perché chiaramente non poteva non esserci lui, c'era. E c'erano, vabbè, ogni puntata era dedicata insomma a un autore diverso. E a fare da liaison tra le varie puntate c'erano i disegni di Sergio Gerasi. Eh sì, che diciamo, è stata una delle sue scoperte. È stata una delle sue scoperte. Che ha disegnato la prima storia, quella famosa che non è stata pubblicata. È vero. Che ha disegnato lui la prima storia della prima edizione del concorso. Sì. E invece Andrea Di Pinchez è stato nostro ospite appena prima di mancare anche lui, era venuto a rendere omaggio ad Ade, si era presentato lì alla premiazione del concorso. Ci aveva fatto molto piacere, anche se non aveva preannunciato più di tanto la sua visita, perché non voleva essere lui, diciamo, al centro dell'attenzione. Cioè, lui sicuramente aveva anche tanti fan, no, come scrittore, ma lui proprio, cioè, voleva essere lì nelle vesti di amico di Ade. Si è presentato con una lattina di birra, battuto sul rigore in bocca, dicendo: questa Ade è per te, tra un po' la beviamo insieme. Purtroppo lui sapeva già di avere, diciamo, poco tempo, e infatti poi è mancato anche lui. Insomma, abbiamo vissuto cose, cioè, veramente intense. E lì Federico incontrò il suo mito, Luca Panciroli, te lo ricordi? Perché lui andava matto per Rinni, lui. Panciroli poi che Pietro ha portato, diciamo, ha riportato sul fumetto. Infatti diceva Panciroli che grazie a Pietro insomma era tornato a disegnare. Bravo Pietro! Una storia breve, poi ha disegnato una storia breve horror, e poi ha disegnato The Noise e The Fiend. Fantastico. Adesso sta disegnando per l'America, quindi è un po' perso, però... Tra l'altro ricordiamo che Pinkez era anche personaggio all'interno di Ade, si è sceneggiato come fumetto. Sì, Lazzaro. Nel frattempo ragazzi, Luca Guerreri ci manda il link, Luca, del blog dal quale si possono scaricare i episodi. Luca, che è un amico dell'associazione, anzi possiamo dire che è anche grazie a lui che siamo riusciti a fare l'incontro a Salso, no? Fede? Scusa? Dico che grazie a Luca se abbiamo fatto l'incontro a Salso. Se ci hanno dedicato, sì, allora tieni conto che noi siamo partiti praticamente senza sapere tutto il seguito che avremmo avuto negli anni successivi. Un incontro molto importante fin dall'inizio è stato con Aurora Marchesani, che era amica di Ade, era con lui gli ultimi giorni, quindi comunque tramite lei poi abbiamo avuto appunto la possibilità di raggiungere anche Pinkez, Tiraboschi, eccetera, perché lei veniva dal mondo TV, rivista, lei scrive anche poi sulle riviste, appunto, la Mistero, eccetera.
E poi da lì effettivamente questo flame positivo è proseguito in tutte le direzioni. Quindi, come dice Andrea, è incredibile perché cioè, ci dicono tutti di sì, sono tutti contenti, tutti entusiasti. Alla fine arriva. Bene, però non, cioè, non possiamo più sottrarci a, a questa cosa, ben volentieri. Anzi, saluto anche la nostra amica Aurora, che poi è stata anche madrina del concorso, tornerà sicuramente, spero, con noi a trovarci, perché poi insomma è stata una presenza importante anche per il ricordo, e tramite lei siamo riusciti sia ad arrivare anche a tutte queste persone. C'è un bel mondo dietro. Cosa c'è? C'è un bel mondo dietro. C'è un bel mondo dietro, sì, meno male. Ma sai cos'è? Che effettivamente comunque, ragazzi, stiamo parlando di disegnatori, di professionisti che sono veramente dei personaggi. Io ricordo Maio, ricordo Elia Bonetti, cioè voglio dire, sono personaggi di alta, altissima fascia come professionisti, ma anche come persone sono veramente notevoli, cioè voglio dire, mi viene da pensare che sia quasi effettivamente normale che sia così, avendoli conosciuti, perché sono talmente eccezionali anche loro che alla fine non ci stupiamo più di questa cosa, no? Effettivamente, poi Matteo Mosca, Cropera, ma cioè, non si possono nominare tutti evidentemente, però è tutta gente molto forte, anche proprio a livello personale, cioè potremmo tranquillamente andarci a bere qualche birra senza neanche fare mostre, fare niente, semplicemente stare insieme. Sono d'accordo, Federico. L'esperienza che abbiamo, diciamo, fatto anche noi da quando facciamo le live su Pop Culture, abbiamo avuto conosciuto il lato umano degli autori, e sono veramente personaggi che vale la pena conoscere, al di là di quello che, insomma, mettono su carta o sulle tavole disegnate. Cioè, sono proprio quelle persone con le quali ti piacerebbe uscire e andare a prenderti una birra e passare una piacevolissima serata insieme. E infatti, nessuno che poi è anche il mood dei nostri festival, perché tieni conto che i nostri festival è proprio il momento in cui tu riesci a parlare con questi autori, che a Lucca hanno davanti centinaia di persone e da noi stanno lì, cioè davvero a bersi il caffè. Se avete visto, insomma, come vengono, diciamo, vissuti i festival, tu, cioè, ti giri, c'è Checchetto, poi vai lì, c'è Freghieri, poi fai due passi, c'è Maio, e stanno lì, chiacchierano, tirano fuori le loro cose. È una cosa bellissima, abbastanza rara, insomma, è proprio questo mood del disegnatore sciallo che, insomma, vedere. Bene. Il mood del disegnatore sciallo del ciao. Comunque l'idea... Sì. Avete già una visione di come dovrebbe apparire in mano al fruitore? Allora, noi posso dire una cosa, Fede? A noi piacerebbe vorremmo che continuasse l'idea del primo, proprio a livello proprio materiale, no? Anche riuscire a creare una... Come dimensione, formato, fogliazione. Sì, come qualcosa da mettere, proprio perché siamo dei pervertiti collezionisti, no? Da averlo anche bello sullo scaffale, no? Della cosa. Perché comunque aveva funzionato bene, perché il volume, quello che hai fatto vedere tu, Gianluca, è praticamente un A4, sono 100 pagine in A4. Dico bene? Sì, E poi sei tu che devi dirmi com'è fisicamente al tatto, cioè nel senso, secondo me dava il giusto spazio, come diceva Federico prima, alla parte redazionale, no? Cioè alla parte scritta, e faceva vedere bene le immagini. Quindi ci piacerebbe che fisicamente fosse così. Poi ovviamente per fortuna esistono i grafici, cioè perché, cioè, io non saprei da che parte iniziare. Cioè, diciamo che io ti porto la valigia con tutto il materiale e tutta la mia testa e tutto quello che possiamo metterci dentro, poi però ci vuole il grafico. Allora, tieni conto che il numero che hai in mano era stato realizzato da Marcello Gamba, che è della nostra associazione, è un professionista, poi incidentalmente lavora un lavoro vero, tra virgolette, quindi nel farato, so che collabora anche con Pietro, e quindi lui è appassionato di fumetti, ha fatto anche qualche fumettino lui, ma soprattutto è un professionista. E anche il nostro Lorenzo Bolzoni, che è, diciamo, in Bao, quello che si grande occupa, Lorenzo,
Il nostro Lorenzo Bolzoni che si occupa per esempio dei libri Bao Publishing, quindi tutti i libri di Zero Calcare e quant'altro, li impagina lui, è anche esperto di lettering e di proofreading e di cioè, insomma, abbiamo anche dei professionisti a parte io e Andrea che insomma sì, noi portiamo la birra, va tutto bene. Abbiamo aspettato con il 3 di Bove. È già tanto, comunque. No, in realtà la cosa è questa, vedete, cioè, ci divertiamo, no? Che è la cosa fondamentale. Beh, l'importante è quello, anche perché se non certo. Diverti, no, li avrei già lasciati perdere, Gianluca, lascia stare. Ma più o meno c'è un commento di Felix che non ho capito se è una domanda o una constatazione. Chi lo produce questo nuovo volume senza fretta? può valere sia come domanda che come affermazione. Che come affermazione. Cioè, Felix, grazie, ci vuoi produrre tu il volume? Chi lo produce questo volume? Io ho capito che Felix sponsorizzerà il volume. Grande sì, Felix. Lui sempre il numero uno, Felix. Potrebbe farlo davvero, secondo me. Beh, direi con tutte le persone che conosci, direi proprio di sì. Chi lo produrrà? Vediamo, adesso siamo nella parte della ricerca, chiamiamola così, e quindi di avere tutto il materiale e sì, spero anche cose nuove. Anche il progetto che avevamo stimato di fare un crowdfunding, eccetera, non è esattamente quello che abbiamo in mente, cioè noi lo vogliamo fare. No, quindi esatto. Cioè, non vogliamo aspettare di averlo venduto per farlo, perché noi non stiamo puntando a quello. È un progetto che prevede un investimento e quindi non è che prevede che ci si guadagni o che neanche magari si pareggi, però il concetto è che volendolo fare noi partiamo per farlo, non lo facciamo solo se lo facciamo, certo, se possiamo farlo, ma non solo se ha una finalità. Quindi da questo punto di vista il tempo che ci prendiamo è quello dato dal fatto che ognuno di noi poi ha un lavoro e quindi comunque se non succede certo. Giustamente abbiamo i tempi che abbiamo. Guarda, se chiedi a me il mio sogno, sai qual è? Averlo. E io una delle prime cose che ho detto ai ragazzi, a Federico soprattutto, gli ho detto sarebbe bellissimo insieme quando uscirà il libro e quando poi porteremo il libro, visto che è una cosa che già facciamo con altre cose, fare anche la mostra itinerante degli originali che abbiamo trovato. Perché siamo ancora in un periodo che è quello dell'inizio 2000, quindi nel 2006-2009, che poi ha sganciato totalmente poi anche dalla parte del fumetto, dove si iniziava già a usare il digitale, ma proprio pochi. Quindi abbiamo proprio del cartaceo. Beh, noi poi sul discorso mostre siamo sempre pronti. Appunto. Noi facciamo le mostre e ci costruiamo intorno all'evento, questa è un po' la logica. Esatto. Abbiamo fatto la mostra di Frigidaire due mesi fa. Ah, sì, è vero. Abbiamo invitato a Piacenza, poi fortunatamente siamo riusciti ad avere Sparagno, Scozzeri e Giacon, tre personaggioni, però di base è che volevamo in qualche modo fare una mostra, poi loro ovviamente è andato lungo. Cioè, in realtà loro fanno tutto questo perché loro vogliono gli autografi e allora poi ci avevo immaginato. Avevo immaginato queste cose. Io non ho neanche un autografo di questi tre che ho nominato, perché poi alla fine siamo talmente presi da tutto che non riusciamo. Non riusciamo ad avere neanche disegni. Allora, hai sbagliato tutto. Disegni, è vero, esatto, tranne loro. Posso fare una domanda da fumettaro di Simpson? Sì. Un volume del genere portato alla massa, alle grandi masse, ora non dico in edicola, ma in una libreria di varia o in una fumetteria, può stimolare l'idea di ributtare materiale di Ade? Non dico Lazarus, ma partire da qualcosa magari di serie, perché Lazarus sono 150 numeri più o meno, ma qualcosa di più piccolo in produzione? Cioè dici materiale nuovo, tu intendi? No, materiale vecchio. Guarda, io ti posso dire solo cosa mi disse lui. Quando ci furono i famosi sei numeri della IF, cioè la ristampa di Lazarus della IF, lui, che secondo me fisicamente erano molto belli, no?
cioè, sì, c'erano belli cicciotti, capito? Se non sbaglio costavano già 6,90 euro, ma erano due numeri, quindi erano 200 pagine o qualcosina di più, perché poi lui ci metteva i redazionali o il numero 0 insieme, sai, no? E chiuse poi col numero 6, cioè uscirono solo i primi 6 numeri, e oltretutto parliamo di volumetti che erano usciti con copertine nuove di Bocci, con frontespizi interni di Bocci, cioè Bocci che allora non faceva le copertine dei primi Lazarus, ma era Olivares, Raffaele, vi ricordate, no? Che poi sono esatto, seguiti, poi c'è stato Bocci per tantissimo tempo, e chiuse col numero 6, lui ringraziò la IF chiaramente perché aveva fatto, insomma, questo bel lavoro, anche secondo lui. Però mi disse una cosa molto particolare, mi disse: Andre, vedi, adesso non mi ricordo io sinceramente, sì, ma che anno era già? 2004? 2000? No. Era inizio anni 2000? Guarda un po', 2010. Vediamo se mi ricordo. 2010. No, ah, allora, cavoli, ecco, benissimo, vedi, proprio memoria, io, vabbè, per le date perlomeno concedetevi questo. La, ricordo che lui mi disse: vedi Andre, il prodotto piaceva, ma ragazzi che hanno 6,90 euro ogni due mesi non ce n'è. Questo me lo disse lui al telefono. Ora, chiaramente poi è chiaro che ci sono stati anche ragazzi con 6,90 euro, ma il punto fondamentale era: si riesce a vendere, ma con una quantità che permette di andare avanti? Cioè, io spesso sento, sì, ah, sarebbe bella, allora io sono un po' drastico su queste cose, nel senso che io vorrei un mondo enorme, pieno di cose, sogniamo tutti e va bene, però anche a me piacerebbe una ristampa di Lazarus, cioè, però in realtà io ho quegli originali, vado lì e me li rileggo, però secondo me sarebbe interessante se la ristampa avesse qualcosa in più. Allora io, certo, posso pensare ai Ratman che sono terminati, no? I Ratman gigante, che avevano dei redazionali in più, che la storia ce l'hai già nel collection, nel piccolino, però li vedi grossi e c'è la storia di Leo dietro che racconta le sue memorie. Ancora in vita, giustamente, chiaramente viva, yuhu. Però, oppure quando senti dire, ah, si potrebbe fare una ristampa colorata, sì, chi lo paga il colorista? Cioè, secondo me ci sono dei, eh no, beh, è chiaro, no? Cioè, poi se usiamo il metodo che usano i più, allora va bene tutto, no, però poi è un materiale che se si scava un po', cioè, allora magari se si scava un po' si trova, esatto, trovare l'usato, no? Bravissimo, ma bravissimo. Nel 2010, cioè gli usati di Lazarus Led al mercatino te li tiravano dietro. Porca miseria, è certo. Quindi sì, sarebbe bello tutto questo, però dovrebbe avere anche un senso. Che il senso sia, il senso è, da un lato, qualcosa in più, che me la posso anche ricomprare io, ma il senso deve essere anche che c'è un guadagno, c'è un tipo di... Non la finatura. A livello editoriale, spiccio spiccio, una ristampa dell'altro materiale, un po' deluxe, sarebbe bello. Vari Rinni, ma sì, ma sicuramente. Però, preso. Però cosa facciamo allora? Cadiamo negli omnibus che io, cioè io, non so, io sto pensando alla Star Comics che ha ristampato le proprie serie Bonelli di, come potevano essere, sì, Walter Buio, Dottor Morgan, certo. In volume, sì, esatto, belle, c'è anche Lazarus è lunga. Cioè, sono 152 numeri, escludendo gli speciali che sono 20 e spara. Non è che te la cavi con 5 volumi e dici vabbè, me lo ricompro. Basta. Ma oggi, allora adesso io non conosco il fumetto americano, cioè il fumetto americano tradotto in Italia, io non lo seguo più perché, cioè, se no, vabbè. E rido perché sono molto fortunato, perché metà delle cose che escono oggi sono ristampe, io le ho lette e le ho di quando uscirono come novità, quindi metà del budget è a posto, però sì, tra l'altro io avevo noto al triplo del prezzo, cioè. Vabbè, sai, sì, no, beh, è vero, beh, sono mille motivi, no? Però certo, che non è solo la carta, ma chiaramente la tiratura che non ti dicono, no? Perché la sesta ristampa, bisogna vedere se ne è stampate solo 100. Vabbè, comunque non affrontiamo questa cosa. Però io che ho molto paura degli omnibus, perché penso sempre di addormentarmi mentre leggo, schiacciarmi il plesso solare, la cassa toracica e morire, mi trovano come giustamente deve essere, morto sotto un volumone. Però la cosa che mi, questo è uno scherzo, chiaro, però penso sempre, cavoli, ma siamo arrivati a un punto che nessuno riesce a avere nessuno lettore riesce ad avere una costanza di andare tutti i mesi a leggere, cioè dobbiamo avere gli omnibus. Forse no, l'unico caso che un po' esula da questo discorso qui è quello della color edition di The Walking Dead, che poi somiglia, anche a me piace tantissimo, somiglia un po' a quella cosa di cui parlavi tu prima, cioè riproporre, sì, in edicola una ristampa, sì, colorata con dei contenuti extra
che sono un po' gli stralci delle sceneggiature di Robert Kirkman, molto americano con le lettere, no, però è bello. C'è qualcosa che non ha bisogno di una ristampa oggi per Society of the Dead. Sì, 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 io sono d'accordo. Io infatti lo compro anch'io. Però se lo guardi è bello. Cioè, a me piace molto quella colorazione. Esatto, non è una ristampa in questo caso, perché sì, è una riedizione. Con quel valore aggiunto di cui parlava Andrea prima, che ti spinge ad andare a ricomprarla. È molto più bella l'edizione fedele a quella americana, quelle comic book che stanno facendo in cofanetto. Allora, scusate, adesso su questo sono d'accordo, Pietro. Cioè, il formato comic book è molto più bello del Bonellide, però insomma ha dei costi diversi. Io diciamo che mi sono affezionato di più al Bonellide, anche se è un po' un formato che va stretto The Walking Dead, perché è nato con delle dimensioni un po' diverse, però ecco, trovo diciamo molto bella anche la versione Bonellide ricolorata, sì, con i contenuti. Però Francesco, il concetto è che noi stiamo vivendo un periodo, secondo me, dove noi, io dico noi 50 anni, adesso chi ne ha un po' meno come Pietro, ma non tanti meno, cioè il concetto è che ormai noi siamo cresciuti con i fumetti negli anni 70 e stiamo andando avanti, molte cose vengono prodotte, ristampate, fatte per noi che abbiamo un minimo di budget che vola sul fumetto ogni mese. Sono d'accordo. E non c'è la pretesa di avere dei lettori nuovi. L'operazione su Ade sarebbe un po' in quella linea, cioè difficilmente recuperi lettori nuovi proprio a livello numerico. Quindi se tu fai qualcosa di bello, come speriamo che sia anche il nostro volume, per qualcuno che già lo apprezza sarà una cosa bellissima da avere in libreria, speriamo. Stessa cosa se viene ristampato qualcosa da qualche casa editrice, diciamo, seria. Il concetto che però la vedo molto difficile è che Lazzaro su qualche altro personaggio, anche Rini, che forse è quello che mi piace di più, possa avere, diciamo, del pubblico nuovo. Quindi a quel punto... Guarda, o spegne nella curiosità, Federico, perché secondo me è un punto, diciamo anche un'altra cosa. Adesso noi abbiamo fatto l'esempio di Rini, no? Però anche Rini, cioè, tutto trovi. Il collezionista vero sa che se ha la pazienza trova tutto. No, ma sono d'accordo? No, però tu vedi... ma il lettore nuovo dice, cavoli, ma io, sai che c'è, invece di cercarmi 24-30 spillati della Liberty di Erini, mi compri 4 volumetti della Cosmo. Sì, ma infatti quello che sto dicendo è la curiosità, che bisognerebbe trovare un sistema per incuriosire, ma tu incuriosisci anche uno che ha voglia di essere incuriosito, perché non è che... E allora che fa? Abbiamo qua Pietro che sta facendo le stesse esperienze, no? Perché lui costruisce numero su numero, parlando di The Noise, lasciando stare gli altri suoi prodotti, perché è andato poi anche in edicola. In qualche modo, cavoli, certo. Il tipo di soddisfazione è quella, cioè dal punto di vista meramente, diciamo, economico, di mercato, rispetto invece al fatto di avere il volumetto, no? È un'operazione che sicuramente ti porta in edicola, è prestigioso, però insomma io ha dei pro e dei contro, decisamente, ecco, ha dei pro e dei contro, però penso che perché c'è, cioè, nel senso, poi c'è il collezionista, c'è l'appassionato vero che ti segue, ma banalmente c'è quello che dice, ah, ma ascolta, ma perché devo spendere 8 euro due volte all'anno per seguirti, invece aspetto la ristampa in edicola, così spendo meno. E io è così, un editoriale ha detto, ragazzi, però se non mi comprate la versione spillata, esatto, la lista in edicola non arriverà mai. Ho guadagnato tanti lettori perché mi hanno conosciuto, ma ne ho persi altri per questo tipo di ragionamento, perché poi quando hanno capito che la ristampa della Cosmo, non perché non andasse bene, e la Cosmo ha lavorato benissimo, sono dei grandissimi professionisti quella della Cosmo, ma semplicemente poi hanno cambiato certe linee editoriali, perché ridicola l'hanno ridimensionata e si sono lanciati molto di più sul mercato delle librerie, e di mandato le librerie, però sì, fra virgolette, ti mettiamo i bastoni fra le ruote, quindi lasciamo perdere. E ora che si sono accorti che non sarebbe più uscito il volumetto Cosmo, questi lettori timorosi di dover fare delle ricerche spasmodiche, quando invece basta contattarti su Messenger ed è facilissimo. Messenger un giorno sarà ricordato come
il grande incompreso della messaggistica. perché vi è... il litio WhatsApp, quando era praticamente la stessa cosa, però no, WhatsApp. Decisamente il Messenger non piace, allora non sapete che qua Pietro sta facendo polemica con l'associazione, perché noi abbiamo da un po' di tempo il gruppo WhatsApp e lui era l'unico che non aveva lo smartphone. L'avevo costretto a prendersi lo smartphone e usare WhatsApp per scrivere sul gruppo con noi. Da lì in poi, in questi giorni, abbiamo deciso di riutilizzare Facebook, perché WhatsApp era molto usato. Allora diciamo, no, in realtà non usano più WhatsApp, perché scrivo solo io e gli rompo le scatole. Allora ho fatto notare più volte che per filtrare le informazioni utili in questa chat chilometrica e una lunghissima odissea per filtrare le informazioni utili era dura in mezzo alle alle altre informazioni, diciamo. E qua finalmente qualcuno ha detto: ma forse qua facciamo un po' casino. E vedi come si viene a scoprire tutto poi alla fine. Ho capito, va bene. Allora il libro, ragazzi, farò una grande scoop alla pop culture e il libro lo porto da un'altra parte, perché mi hanno estromesso da Messenger. No, dai, a parte gli scherzi, comunque, dai, tornando al discorso, no, non è una cosa facile, però col discorso di prima, cercare di fare questo lavoro di Ade, sì, ma tutto quello che poi fa anche l'associazione è quello, secondo me, che ad oggi, dimmi tu, Fede, se funziona, cioè è una cosa che abbiamo... Guarda, noi, cioè, funziona... Perché sì, nel senso, noi abbiamo fatto fin dall'inizio la formula zero aspettative e massimo divertimento, quindi quello ci mette in una condizione di successo perpetuo. Non è tutto quello che facciamo, non delude mai le aspettative, e tutto in più. Alla fine noi lo facciamo davvero con lo spirito di amicizia, di fare le cose insieme. È chiaro che poi, quando ci trovi di fronte ad un prodotto editoriale, insomma, inizi a spostare qualche migliaio di euro per fare le cose, allora devi un attimino pensare a quello che stai facendo per non farsi troppo male, però certo, davvero è sempre in quell'ottica lì. Adesso noi rilanceremo, spero, il concorso anche su più ragazzi giovani, riferendomi alle scuole di fumetto. Federico, ma state pensando anche di allargarvi ai disegnatori con il concorso? Ma allora, noi il discorso dei disegnatori abbiamo iniziato a coinvolgere la scuola di fumetto di Piacenza, che è collegata alla nostra associazione tramite Franco Garioni, che è il direttore, quindi fa parte un po' della nostra associazione, e anche tramite, non so, per esempio è stato nostro ospite Giuseppe Palumbo in questi giorni, che abbiamo fatto un festival del Medioevo Fumetto, e lui aveva suggerito alcuni nomi di quelli che andavano, diciamo, a bottega da lui. Quindi tramite conoscenze eccetera abbiamo già fatto fare dei lavori a degli esordienti. Non abbiamo mai collegato il concorso per fumettisti emergenti, perché da un lato vorremmo che le storie siano disegnate da qualcuno che è già, diciamo, bravo, affermato, perché il premio di chi vince il concorso per sceneggiatore sarebbe quello di vedere anche i disegni di qualcuno che è già magari affermato, comunque bravo. Certo. E dall'altro non vorremmo che questo andasse a fagocitare quello per sceneggiatore, che rimane sempre un pochino più di nicchia, un pochino più difficile da portare avanti. I disegnatori sono la nostra vita, nel senso, quando facciamo i festival c'è sempre qualcuno con le cartelline sotto il braccio che intercetta i nostri ospiti. Abbiamo avuto l'estate scorsa Luca Enoch, delle persone in platea ascoltare la sua conferenza, la metà avevano il disegno sotto il braccio da fargli vedere, ecco, cioè, nel senso, è abbastanza normale questo, ben venga, non è che... però, insomma, se riusciamo a coinvolgere tanti disegnatori senza dover fare anche né un concorso, per dare, insomma, più visibilità a quello, forse è meglio. Poi questo è anche un mio pensiero personale. Intanto Felix ci lascia, Felix, perché domani alle 5:30, grazie di tutto, il vostro tempo, buona continuazione della bellissima diretta e buona serata. Grazie, grazie per i complimenti, Felix, buona serata anche a te. E poi volevo passare un attimo il commento di Mirko.
Io da Pietro compro direttamente il banchetto quando lo becco. Forse non c'è più la curiosità di scoprire gli autori indipendenti. Parlo di quelli della mia età, 29, ancora peggio, i più giovani solo manga. Sì, ha un po' ragione. Mi ricordo io che sono in giro già da un po' con gli stand, con lo stand. Quella generazione lì la acchiappavi ancora, quelli più giovani diventa duro. Non hanno proprio più interesse, anche se magari, non so, possono usufruire di materiale simile come potrebbe essere sopracitato Stranger Things, che dicevamo, che ha fatto un po' il riassunto di certe tematiche. Non lo so perché non leggono, hanno un altro tipo di interesse, proprio culturalmente è un'altra sfera. E se invece hanno un certo tipo di interesse, ma magari ascoltano un po' di musica, guardano una serie TV e sono contenti così. Non si mettono a leggere un fumetto e tanto meno un libro. Questo nemico. Ti volevo domandare proprio perché nel momento in cui scelgono di leggere un fumetto, poi forse per una questione, insomma, di appartenenza ad un gruppo, ad una... per avere un'identità insieme ai propri amici della stessa età, scelgono di leggere un manga piuttosto che un fumetto italiano. Per quale ragione, secondo voi? Perché poi alla fine, insomma, le storie si somigliano. È proprio una cosa è una sfera culturale differente, cioè è tutto collegato, gli anime, con i manga, con la cultura orientale, sì. I cosplay. Forse c'è anche il discorso dei cosplay, esatto. E loro trovano affascinante, ma li capisco, cioè una cosa, cioè, non li capisco nel senso che sono cose che non mi attirano, però capisco che possono trovare in questo universo completo il loro punto di interesse, quello che... Secondo me, sai come funziona? È come con lo spinello, no? Cioè, fuma l'amico, fumano anche loro, fumano tutti, si rimbecilliscono, sì. E via, andiamo tutti a fumare gli spinelli e gli spinelli via, che vanno su. È un ragionamento di appartenenza ad un gruppo. Adesso io sto scherzando, però è vero quello che dice Pietro, a volte si pensa che quando si fanno queste distinzioni è perché si odia il cosplay, si odia il giapponese, ma scherzi, ma io ho letto cose bellissime giapponesi, poi certo. Io che ho quasi 50 anni parlo col commesso della fumetteria dove vado, gli parlo di Gyver, di Berserk, di Bastard, di Cara Dolce Chiocco, di Lamù, cioè di tutta questa cosa che noi abbiamo visto all'inizio, Kenshiro, Sensei, no? E mi guarda e mi dice, scusa, io conosco solo Dragon Ball. E ha 30 anni, Cioè, quasi 30 anni. È più facile arrivare a Dragon Ball. Adesso c'è un po' tutto, quello che vedo io, vedo che una volta c'erano più generi nel giapponese, adesso c'è un po' quasi, stranamente, anche se hanno iniziato a chiamarli come si chiamano in giapponese, no? Suddividendo i vari generi che io non conosco, sì. Non mi metto nemmeno a dire, io li vedo più uniformati. Di shonen, anch'io sto imparando queste terminologie a me sconosciute, perché ultimamente ho cominciato anch'io a leggere un po' di manga, 20th Century Boys, Amuncus. Una cosa che sarebbe veramente utile per i lettori, cioè diciamo per giovani culturalmente curiosi, sarebbe proprio seguire i generi, ma è una cosa, è un concetto che non hanno più. Cioè, se un ragazzino si interessasse di fantascienza e attraverso in maniera trasversale andasse a fare la ricerca di cinema, di fumetto, di letteratura, che c'è un universo, e si interessasse a un genere, poi soddisfatta quella curiosità, magari passerebbero un altro, esplorerebbero un altro universo. Invece, anche se ora con internet hanno tutto disponibile, in realtà si accontentano della prima roba che capita loro, o di quello che leggono tutti gli altri, e vedono tutti gli altri, perché è più semplice da raggiungere, semplicemente non hanno... hanno i mezzi per fare le ricerche, tutte, potrebbero trovare qualsiasi cosa, ma non hanno lo stimolo iniziale. Se posso dire la mia, da papà di due ragazzi, diciamo, teenager, il concetto che dice Pietro è quello della televisione, cioè loro usano internet spesso come se fosse la televisione, non è che vanno a cercare o lo usano per
cioè a volte mi chiedono che ore sono, hanno il cellulare in mano, mi chiedono una cosa che è facilmente raggiungibile anche con il cellulare, nel senso non è che hanno uno strumento che utilizzano. Quindi tu dici, Federica, che alcuni contenuti ci si imbattono quasi per caso. Ma no, dire, beh, no, sono costruiti, cioè guarda, io prima avevo fatto vedere fuori onda IQ, che è questo manga, no, che ho in casa, che non ho letto io, e c'è anche la serie TV, c'è l'anime, e parla della cultura giapponese e coreana, cioè a tutto per piacere, quindi il fatto poi di trovarselo su Netflix è una bella scorciatoia per appassionarci, sì, no? Quindi alla fine, secondo me non è che c'è poca varietà o pochi contenuti, è un tipo di contenuti che noi facciamo fatica a capire. Facevo l'esempio prima della fantascienza. Fantascienza, però i film più belli che ho visto io ultimamente sono nuovo Blade Runner e Dune, è fantascienza da anni 90, cioè, certo. Cioè per loro quello lì è passato, cioè per noi lo colleghiamo al futuro, ma in realtà sono le macchine volanti, gli schermi grossi, gli ologrammi, cioè l'ologramma per noi è il futuro, per loro è una roba che hanno visto negli anni 90, non so come dire, è proprio uno scostamento generazionale che è giusto che ci sia, e anche sui prodotti, cioè effettivamente questo fenomeno coreano probabilmente sarà molto importante anche da qui in poi, perché si parla proprio anche di un approccio a quel tipo di cultura lì, poi per forza che c'entra col cosplay, c'entra col manga, c'entra con l'anime, c'entra tutto. Ma infatti Federico, sentendo sul fatto che la nostra idea di futuro è per loro rappresenta il passato. Assolutamente, cioè noi il futuro, per noi il futuro è quello che era il futuro 20 anni, 30 anni fa, e quindi non è mica futuro, insomma, fine. Cioè anche proprio, cioè per dire l'immaginario del film, no? Adesso ti parlo di film per semplicità, ma Dune, che a me è piaciuto tantissimo, però insomma ha degli elicotteri alla fine che volano, sembrano delle libellule, cioè il mostrone che esce dalle, cioè tutte cose che per loro non gli fanno né caldo né freddo, poi certo. Può piacere l'immagine, ma non è né una roba che gli fa. No, allora, sono i due attori che ci sono. Esatto. Cioè, mia figlia mi va a vedere Zendaya e per l'altro lì, Timothée. Sai che mi fai venire in mente? Ho visto Dune e mi è piaciuto un botto questo di Villeneuve. Villeneuve, sì. E la prima cosa che ho pensato, cioè, ma veramente mi è piaciuto tantissimo. E la prima cosa che ho pensato è che quando a 9 anni mia madre mi ha portato a vedere Dune di Lynch. Ma guarda, io ho avuto un trauma, poi te lo racconto. Io ti giuro che me lo ricordo come se fosse successo questo pomeriggio. Noi che usciamo dal Cinema Verde di Genova, che aveva, perché non esiste più da tanto tempo, 1000 posti, ed era, quando io avevo 9 anni, ci si sedeva sui lati, no? Della scalinata, e mi ricordo queste persone che dicevano, ma cos'è sto schifo, ma cosa abbiamo appena visto, no? Bravissimo. E io dicevo, cavoli, ma all'inizio che si vede tutto un sistema solare, io ero e mi sono accorto che è quello che hai dentro, un sì. Po', il nocciolino che tu hai dentro. Guarda Andrea, ti racconto un attimo un aneddoto collegato a Dune, quello di David Lynch, perché sì. Da poco io, insomma, noi eravamo reduci dalla trilogia di Guerre Stellari, per cui mi aspettavo di vedere un film del genere, ero un bambino io all'epoca, insomma un ragazzino. E mi ci portò, andammo con tutta la famiglia, cioè voglio dire, i contenuti del Dune di David Lynch, hanno anche degli elementi abbastanza fetish, con delle cose strane, gente con le orecchie cucite, per cui per me fu un trauma, e diciamo mio padre reagì un po' come hai detto tu, ma che è sta roba? Cioè effettivamente è un film... Quello di David Lynch, bocca del console, te lo ricordi, no? Cioè è assurdo. È un film che poi si impara ad apprezzare con gli anni, un po' come è successo con Blade Runner, che all'inizio... Non venne capito molto, io la sensazione che ebbi lì, vedendo la versione di David Lynch di Dune, era quella un po' disturbante. Cioè, sì, ci sta, lo era di fatto, lo era. Io ero rimasto scioccato, no, però insomma ero rimasto un attimino perplesso quando stappava, sai, ti ricordi quando sì, l'arco
Ronen che stappava il servo, no? Sì, con uno sting assurdo. Sì, cioè, cioè, stupire un ragazzino adesso è complicato. È più dura, certo. Ma non è, cioè, è purtroppo il fatto che appunto il ragazzino è abituato a questa overdose di... Il fatto che non è che deve essere stupito, il ragazzino dovrebbe essere affascinato. E bravo, bravo. Non ha questo interesse. Bravo. Lì nei commenti, Mirko, dice, fa l'esempio che facevo io, fa il collegamento fra il corvo, i Misfits e il fumetto che ho fatto io. È quello che dico, cioè se tu culturalmente hai un interesse, crei questi collegamenti e non... ed è naturale, arrivi da una... parti da un punto, arrivi a un altro e... E c'è un fluire di, chiamiamola cultura, ma generica, cioè che sia divertimento, che sia una cosa più importante, non conta, l'importante è non rimanere fermo e continuare a muoversi. E Pietro, io sono dell'idea che se lo fanno, funziona, Cioè non è vero che non... Se tu gli dai la possibilità di vederle queste cose, loro le vedono e le apprezzano. Sì, sì, ma adesso non voglio mica stare a dire no, ragazzi, poi non è vero. È che se tu dai la possibilità a qualcuno di vederle queste cose, qualche ragazzo, le capiscono, le apprezzano, le vedono, le notano, solo che come dici te sono distratti da altro. Però Andrea, non, nei festival che facciamo noi non c'è neanche un teenager che si avvicina ai tavoli dei fumettisti, se non magari qualcuno che può andare da Pietro, qualcuno che può andare da Laura Spinelli, sì, con prodotti freschi, eccetera. Ma è molto, molto, molto raro che siano incuriositi, che vengano attratti da quella roba. Io mi ricordo un ragazzino che si era avvicinato e ha detto: ma se compro questa cartolina, che era dell'evento, e la faccio firmare da tutti gli ospiti presenti, quanto vale? Hai una cartolina scarabocchiata in mano. Facciamo vabbè, che questo non è lo standard. Dai, no, non è così, no, no, certo, è chiaro, vabbè. Continuiamo a tenere botta con i nostri propositi. Il volume che stiamo progettando non è sicuramente rivolto alla massa, diciamo, di coinvolgere un ragazzino, eccetera. È chiaro che nel momento in cui uno se lo porta in casa e ha un figlio che lo trova lì, magari lo sfoglia, rimane incuriosito, quello lì può sempre succedere. Detto questo, diciamo che noi lo facciamo perché fa parte di questo progetto di continuità che abbiamo in mente, quindi senza pretese di riportare niente in edicola, se no, se poi qualcuno lo vuole fare, per tornare, scusa Gianluca, la tua domanda iniziale, no? Cioè, ben venga, poi i fratelli di Ade sono molto disponibili sempre a parlare con tutti, noi non siamo sicuramente gli unici interlocutori, semplicemente avendo questa vicinanza con la famiglia e con lui, siamo in maniera, diciamo, anche geograficamente vicini, diventa tutto più, diciamo, normale. Poi mettici anche che tra le nostre figlie c'è chi lo conosceva, come Paolo, che era suo amico. Paolo stava disegnando l'ultima storia di Ade quando Ade è mancato, gli aveva appena consegnato la sceneggiatura del suo ultimo Zagor. Quindi Paolo, quando Ade è mancato, ha dovuto disegnare metà Zagor senza più Ade, che è uscito poi il fumetto, è uscito l'anno dopo. Insomma, sono storie che non ti possono non segnare, no? Quindi certo, anche così, insomma, poi se piacciono le cose che facciamo, bene, altrimenti ce le guardiamo noi. O qua già in 5 ci siamo. E comunque, vi dico una cosa, se mi autorizzate a uscire, certo, un attimo dalla Ora Pro Comics, ma rimanere sempre in Ade, in realtà l'interesse verso Ade c'è. C'è perché noi come associazione facciamo queste cose, siamo sempre pronti a novità e tutto quanto, però ci sono anche diversi progetti che riguardano Ade che non sono strettamente, cioè sono qualcuno è collegato con noi, non è originale nostro, però ci sono, esistono, perché non siamo mica gli unici che si ricordano di Ade, e ci sono delle cosine che usciranno tra quest'anno e il prossimo. Per esempio, una cosa so che la posso dire, perché so che ci sta seguendo Salvelluto. Salvelluto, che salutiamo.
che salutiamo, che è il disegnatore, se si parla di Ade, ovviamente, il disegnatore del numero zero di Lazarus. Con lui, io e lui stiamo lavorando a una, chiamiamola così, un artist edition del numero zero di Lazarus. Io, se volete, posso farvi vedere la bozza della copertina. Ma con grande piacere. La faccio vedere anche dopo, però facciamo sì. Vedere a chi il nottambulo è rimasto. Guarda un po'. Si vede bene? Alla grandissima. Tra l'altro, quando parli di Sato il Lupo, mi brillano gli occhi, anche perché è un autore trantino, un disegnatore trantino. Cavoli, è un grande. Per cui... È un reprise dell'originale, quella. Scusami? È la sua versione, perché quella originale, quando uscì, era di Olivares. E quindi lui ne fa ovviamente il verso con il suo stile, chiaramente. E che ti posso dire? Ti posso dire che sta, diciamo, anche lì ho parlato oggi con Cristian Mondini, che anche lui so che è in collegamento adesso. Lui è un ragazzo bravissimo che scrive canzoni, canta, suona, che era venuto anche a un nostro incontro a Piacenza, dove aveva portato la canzone che potete vedere girando su YouTube, cercate la canzone di Lazarus Led, c'è, lui ne ha prodotta un'altra che mi ha mandato, c'è l'idea di far uscire un CD, sempre ovviamente per omaggiare Ade. Quindi vedi, sono tutti progetti non a fine di lucro, ricordate molto bene, sono sicuro che Ade si spendeva molto per il sociale. In questi giorni io ho parlato con una realtà bolognese che si chiama Figurine Forever, che sta pensando a un progettino dedicato ad Ade, a Lazarus, Ade faceva pallanuoto, quindi insomma una cosa legata allo sport, sempre per eventi solidali. Potete andare sicuramente a vedere in rete, è un'associazione molto bella a cui ha già partecipato per esempio Leo Ortolani o Giuseppe Di Bernardo con l'insonne e con Ratman, anzi in realtà con Cinzia. ci sono tante cose, ci sono per esempio delle storie, chiamiamole spin-off, o comunque, no, come si chiamavano, i fill-in, vi ricordate quelli americani, no? Che usavano, ci sono delle storie dedicate a due personaggi che uscirono dalla Liberty, che hanno avuto il benestare degli aventi diritto, proprio perché erano progetti come posso dire, rispettosi del lavoro, non hanno stravolto il personaggio, cioè non vogliono essere un continuo, ma rispettano il personaggio e raccontano una storiella mai narrata, dai, diciamo così. Quindi cose ce n'è, bisogna solo farle bene e filtrarle, avere pazienza, questo per dire che alcune di queste cose poi lavoreranno con noi, ma cioè, nell'area Ade c'è, bisogna solo, forse non strillando, sembra di no, ma c'è. Guarda, gli unici che l'hanno dimenticato forse sono proprio quelli che fanno la TV, che infatti era un po' passato questo messaggio di delusione, dal fatto che lui da un giorno all'altro, quando è scomparso anche dalla TV senza che gli sia stato dato, diciamo, merito probabilmente. Quindi forse, ecco, il nostro mondo, io dico nostro nel senso il mondo dell'arte, del fumetto, della non arte, chiamiamolo così, invece insomma è più riconoscente e lo sente come davvero un componente di assoluto valore, senza che per forza bisogna insomma sfruttarlo, diciamo, no, così. Nonostante la figura dello sceneggiatore di fumetti in Italia sia sottovalutata, quello dello sceneggiatore televisivo è ancora peggio. sapete che pop culture ha la tendenza, anzi ha l'obbligo morale a fine serata di fare un domandone, ok? Aia, mamma mia. Che generalmente fa Luigi, non stasera, non... prendo la connessione, no. Quindi stasera se ne occuperà Gianluca del domandone. Gianluca, prima del domandone posso dire un'ultima cosa? Andate su YouTube e cercate Past Lives, cioè Vite Passate. È l'ultimo trailer di un programma che doveva fare, che Federico conosce, Pietro conosce, perché
c'è Aurora Marchesani, era il trailer di, molto lungo, abbastanza lungo, di un progetto che aveva Ade per la televisione. C'è solo quello, andate a vederlo se non l'avete mai visto. Basta, solo questo volevo dire. Sì, Pietro se l'è telata. Era un accordo con Pietro perché così lui telava. si è dileguato improvvisamente. Ora scarpalli tutto. Andate, andate. È andato a cercare su YouTube. Però è andato a piedi. Vai, Gian. Allora, il domandone è una delle cose più canoniche e più devastanti in assoluto, quindi ve la facciamo subito. Al di là di tutti gli impegni vari ed eventuali che avete avuto e che state avendo, avete avuto il tempo di leggere qualcosa che vi ha colpito, che ci volete presentare? E a questo punto aggiungerei una postilla nuova. Visto che Ade è stato il trade union, l'argomento di questa serata, dite anche un'opera di Ade che ci consigliate di leggere, anche magari una storia singola, senza dire Lazarus, ma voglio proprio la storia. Cosa vuoi sapere prima? Beh, quella di Ade te la dico per ultima. Andrea, allora io... Vai, Andrea, scusa. Io risolvo la mia risposta in 30 secondi, la do per vai. Primo, così poi voi andate avanti un'altra ora. No, credesse la stessa cosa che volevo dire io. No, vai, no. Allora, il prodotto di Ade che mi piace di più è Rinni, quindi secondo me se c'è ancora qualcuno che non l'ha visto, quello lì vabbè... sicuramente anche Andrea Madre Pietro però diciamo che probabilmente è un prodotto che ancora oggi potrebbe uscire oggi e avrebbe la stessa freschezza secondo me, almeno per come l'ho vista io. Invece un fumetto che non c'entra niente con Ade che consiglierei a tutti di leggere, però è un po' complicato oggi, sarebbe Dolores, quel fumetto che è stato ritirato, di cui mi sono innamorato perdutamente, sono andato a farmi autografare la mia copia all'Art Festival da Francesca Ciregia, che è la disegnatrice, questo fumetto su Dolores O'Riordan che è stato ritirato della BD Comics, mi sembra, è stato ritirato. Sì, è stato, l'ho seguito il caso perché non so, mi ricordo che c'era un comunicato da parte della casa editrice. Senza entrare troppo nel merito, praticamente qualcuno di vicino a Dolores O'Riordan non era, diciamo, in sintonia con quello che c'era in fumetto, al di là del, secondo me, ottimo lavoro che invece hanno fatto, però questo è un giudizio ovviamente personale, e semplicemente hanno deciso di non replicare più di tanto e l'ha ritirato dal mercato. È uscito Luca, quindi molto, diciamo, recente. Però quello, se conoscete qualcuno, farvelo prestare. Io non presterò mai la mia copia, per dire, però se conoscete qualcuno che presta fumetti, è un fumetto veramente fantastico, un prodotto italiano di respiro internazionale che, insomma, ogni tanto succede qualche miracolo come quello. Basta, io chiudo. Allora ti rispondo io. Un fumetto che sto leggendo adesso è Calia. Io non sono della Bugs Comics. Io non sono... dire che non sono un fan del fantasy non è vero. Non saprei come spiegarvelo. Diciamo che l'esperienza di fantasy che ho avuto fin oggi è un fantasy molto serio. Non che Calia non lo sia, assolutamente. Però sto trovando quella bellezza che trovavo, scusate questo parallelismo che io faccio, con la narrazione dei fumetti giapponesi di quando ero ragazzo. Cioè c'è la trama seria, c'è il momento da ridere, c'è la caratterizzazione dei personaggi, c'è questa storia che si protrae da un numero all'altro. Mi piace questa continuità. Io ultimamente ho preso un po' il vizio di non leggere, di accumulare un po' di numeri, ma in questo lo faccio in tutto quello che io leggo nei mensili, sono pochissimi, di accumulare per leggermi dei grandi cicli di 7-8 numeri, perché probabilmente la mia memoria ormai sta andando in vista l'età. Però adesso in queste ultime due settimane sono deciso di leggere Calia, che avevo accumulato fino adesso, se non sbaglio è uscito il numero 8. Sì. E oggi ho letto il quarto, mi sta piacendo molto perché lo trovo un bellissimo prodotto nuovo, si vede proprio fatto bene con amore, però mi fa ridere, mi fa stare serio, mi fa ricordare i nomi, che è una cosa che io nel fantasy non riesco mai e non perché non ce ne sono. Il libro che sto leggendo una raccolta in realtà che è Halloween Killers, che è una raccolta che è stata messa su da Andrea Cavaletto,
che io adoro, è uno dei miei cinque autori di narrativa horror, uno è nel riquadro di fianco a me, ma chi è? No, è Federico, chiaramente, che trovo molto bello perché intanto è un mattone nel senso fisico, è proprio grosso, ci sono tantissime storie, e poi ci sono storie di autori affermati e di esordienti, dai, diciamolo, o comunque di gente che non è così famosa, e quindi mi piace molto vedere queste differenze. E un fumetto che consiglierei di Ade, che mi è piaciuto fin dalla prima volta che l'ho letto, è stato Requiem, perché io ci ho sempre visto, dunque non voglio dire stupidaggini, però sicuramente una parte è disegnata da Bisi e sicuramente l'altra metà è stata disegnata da Alfredo Orlandi, sono accetto smentite, è un fumetto che la prima volta quando l'ho preso in mano, quando uscì, mi ciao, ha fatto Sal. Eccolo Sal, ciao grandi. mi ha fatto venire subito in mente Singularity, ve lo ricordate, con Russell Crowe giovanissimo e Denzel Washington, se non ricordo male, faceva l'obiettivo. Che poi non c'entra, è la storia, però mi ha fatto venire in mente quel tipo di fantascienza lì, con un po' l'esasperazione cibernetica di Demolition Man quasi, no? Comunque, e poi boh, ti aggiungo, visto che io sono un operatore cinematografico, io adoro il cinema, mi è piaciuto tantissimo, oddio, ne vedo un film al giorno, però mi è piaciuto tantissimo Air. Quello sulla storia di come queste persone normalissime hanno creato attraverso Michael Jordan la nascita delle scarpe, della Nike. Intanto hai vinto. Requiem, eccolo lì. Requiem, no, ma che nome è? Azzeccati i nomi. Ah, meno male, vedi che allora non sono così da buttare. E direi che insomma vi piacciono queste cose, o magari li conoscevo solo io, queste cose non credo, però insomma questo è come sto messo adesso. E tu Pietro, che ci dici? Devo ripetermi con i Rinni perché è quello più vicino alla mia sensibilità, e poi pur essendo una storia appunto spendibile anche adesso, mi piace perché è l'equivalente fatto in casa nostra di quello che veniva fatto all'epoca oltreoceano, quindi un certo quel fumetto underground americano che adoro, che poteva essere Faust, poteva essere Dead World, poteva essere Il Corvo, quel bianco e nero in America veniva usato per rompere gli schemi, e Ade ha fatto un equivalente stupendo qua in Italia, proprio bello come tipo di atmosfera, mi piace molto. Serie che sto leggendo adesso, allora mi è piaciuto Something Skin the Children. Oh, fantastica, bellissima. Storia molto, come piacciono a me, storie molto semplici ma raccontate bene. Ho letto Faithless di Azzarello e di che quella ragazza spagnola, che non ricordo come si chiama. D'italiano ho letto Bloom, volume carinissimo su questo scrittore che va a vivere isolato, di Nucci, Marco Nucci, questo. Molto bello, poi aspetta che guardo che cosa ho. Due cosine lì dietro. Friday di Brubaker, mi è piaciuto molto. Molto bello perché è tipo il post investigatore adolescente, quello dei gialli Mondadori, ti racconta la storia di quello che è successo dopo. C'è una coppia di strani investigatori e invece ti riporta alla cruda realtà quella che potrebbe essere la loro vita veramente. È uscito solo il primo volume, ma molto bello. E comunque generalmente io sono quello che mi dà più soddisfazione è sempre la serie indipendente americana. Decisamente quello che fa Daniel Warren Johnson, quello che sì. Fa fantastico, sempre Terry Moore, l'autore completo sì. Americano, ma che poteva essere Jeff Smith, cioè, sfondi una porta aperta. Hai letto l'ultimo Due Power Bomb? Due Power l'ho preso in inglese. Io lo devo leggere ancora. È una di quelle cose che mi è sfuggita, cioè perché comunque l'hanno presentato a Napoli, vabbè, è disponibile anche sì, sul sì. Sito, però a me piaceva moltissimo anche The Ghost Fleet, anche se voglio dire, alla fine è stato una... dire è che Daniel Warren Johnson è il perfetto esempio di quello che bisognerebbe fare, cioè un autore, lascia stare che è un autore completo, è un autore,
fa la sua serie, è talmente interessante che poi il grande editore dice: oh, ascolta, prendi Wonder Woman, fammi quel cavolo che vuoi di Wonder Woman, lo fa e fa un altro bel fumetto. Sì, sì, è vero. Gli dà... Però sai qual è la cosa controproducente? Che Spice Mullet o Mullet, come si dice, non lo vedremo mai finire. E io l'ho adorato da lì. E quello è un altro volume. No, vabbè. È uscito solo il primo qua. Sì, il primo e il secondo lo puoi vedere sul suo blog, l'ha tenuto aperto. Sì, sono... Ok, ce l'ho lì, ho due, un paio di cose ancora da leggere. Di meraviglioso. Ma in effetti, se mi sbaglio, Donny Case, quando ha fatto The Ghost Fleet, disse: io mi devo sbrigare ad acchiappare Daniel Warren Johnson, che all'epoca non era ancora molto conosciuto, prima che diventi una superstar e dopo non vorrà più lavorare con me. No, comunque concettualmente è quello, poi lascia stare che poi l'autore può decidere di rimanere indipendente, fare solo le sue cose. Appunto Terry Moore, quando ha lavorato per la Major, non è che abbia fatto chissà che roba. No. Poi hanno rieditato da poco Stray Bullets, l'ho letto, Stray Bullets è un'opera magnifica. E... comunque pensavo anche a Terra Morta, bellissimo, cioè, Wonder Woman, una rivisitazione del personaggio. Gli hanno lasciato la giusta libertà, no? Come dovrebbe essere, e ovviamente, cioè, non è che puoi tradire il personaggio, però è comunque la tua versione di, altrimenti se volevate la versione scritta da lo psicologo, quello che ha creato Wonder Woman, il nome, l'inventore della macchina della verità, in realtà no, Wonder Woman si è spostata, è diventata qualcos'altro, per fortuna, perché sennò le storie vecchie ci sono ancora lì, le vai a prendere, te le leggi, invece dobbiamo andare avanti, tutto lì. Bene ragazzi, noi abbiamo fatto 2 ore e 10 di live, è piacevolissimo, il tempo è volato, grazie, ma adesso ce ne andiamo a Nanna e ovviamente prima di andare a Nanna ringraziamo Federico, Andrea e Pietro. Grazie a voi. Spero che abbiate il desiderio di tornarci di tornare presto a trovarci, perché è stata una chiacchierata piacevolissima, al di là del discorso, insomma, ora Pro Comics è interessantissima di Capone, abbiamo parlato anche di altro ed è stato molto divertente, e per cui insomma spero che torniate presto. Guarda, io ti lancio anche un invito quando ci sarà l'occasione giusta di un festival a cui potrete partecipare come pop culture, magari fare una diretta da lì, qualcosa, un intervento, fare un speech, qualcosa insieme, perché comunque... Con molto piacere, Federico, se riesco, diciamo, a risolvere problemi logistici, perché io comunque sono a Taranto, però insomma è più facile per Gianluca raggiungervi, però in ogni caso ti sì. Ti butterà su un treno e arrivi anche tu, non preoccuparti che non andrà dove c'è. Nell'aereo, vieni in treno. Non vedi più il viaggio, l'importante è il viaggio, ricordo. E un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito e, certo. E grazie ancora per esserci sempre. Grazie ragazzi, buonanotte a tutti, grazie, buonanotte, ciao. Buonanotte. Buonanotte.